E appunto dicevo che la nuova frontiera della medicina non, deve assolutamente unire i puntini, e quando dico unire i puntini è avere una visione a 360 gradi. Non si può più nascondere quello che poi è l'evidenza, non si può pensare che di utilizzare dei sistemi, come sappiamo benissimo, la risonanza magnetica, l'ATAC, l'elettrocardiogramma, l'encefalogramma, l'elettromiografia, tutti quei sistemi che ci permettono di fare diagnosi e poi di essere interpretati da tecnici e operatori che conoscono quel tipo di diagnosi. E poi far finta che questo non esista, che non sia biofisica, che non sia un esame biofisico. Beh, tutto quello di cui ho parlato è biofisica, quindi è medicina quantistica, è biologia quantistica e dobbiamo prenderne atto. E quindi non è più una cosa astratta, non è più, ma è una reale opportunità di migliorare la qualità delle diagnosi, ma anche di anamnesi. E su questi concetti di biofisica si basa anche S-Drive. Allora, facendo un riassunto abbastanza veloce di quello che noi pensiamo, è che, come sapete, noi abbiamo anche una scuola di alta formazione, dopo ricercatori clinici, insomma medici e professionisti di varie discipline, portano il loro contributo per una formazione a 360 gradi. Io dico dalla cellula, come vedremo poi, abbiamo proprio fatto un congresso proprio il 23-24 gennaio, che parlerà dalla cellula all'anima, la salute nei primi 1000 giorni, quindi sarà un evento straordinario, 23-24 gennaio. Poi vogliamo unire veramente i puntini, parlare di come funziona la vita. Poi sapete, non se ancora siamo veramente all'ABC, ancora non si è scoperto ben poco. Però insomma le cose incominciano a quadrare e allora vogliamo portare il nostro contributo, soprattutto per la prevenzione. Allora, se questo è vero, noi dobbiamo tenere conto di tutte queste cose. Se l'informazione è prevenzione, se l'epigenetica sta sopra la genetica, dobbiamo incominciare a partire dal fatto di non sottovalutare quanto sia fondamentale parlare di disfunzione mitocondriale, di infiammazione silente. L'epigenetica probabilmente ci permette di andare a lavorare su questi fattori. Inutile riparlare delle stesse cose, però ricordiamoci che non viviamo più in un ambiente come 100-200 anni fa. Allora, sì, parliamo del giusto equilibrio nutrizionale, fondamentale, ma parliamo anche del giusto equilibrio di vitamine, minerali, amminoacidi. E allora la domanda che faccio è questa: noi come facciamo ad avere delle informazioni epigenetiche ottimali? Su cosa ci basiamo? Sull'esperienza clinica? Sull'esperienza professionale? Sicuramente fondamentale, per fortuna abbiamo medici capaci che salvano la vita alle persone, però il salvare la vita è una cosa, il prevenire è tutto un altro mondo. Allora, se noi oggi possiamo affidarci alla tecnologia d'avanguardia, ben venga questa possibilità di avere dei segnali, di mappare, fare una vera e propria mappatura epigenetica che ci permettono di avere dei segnali che possiamo conoscere prima che questi possano creare un problema. Oppure avere una situazione a 360 gradi di quella persona per intervenire e migliorare la qualità della vita. Allora ecco cosa servono gli indicatori epigenetici. E come sapete, voi che utilizzate S-Drive, ormai ne avete
no, appunto sperimentato anche l'importanza di poter intervenire nei vari settori. Ricordo sempre che questo è però un principio da tenere sempre in considerazione. Ricordiamoci che noi mangiamo per avere idrogeno e respiriamo per avere l'ossigeno, dalla combinazione di ossigeno e idrogeno l'energia per la vita. Se non partiamo da questo presupposto, qualsiasi altra cosa non potrà funzionare nella maniera opportuna, perché l'epigenetica condiziona la nostra salute a partire poi dalla funzionalità delle nostre cellule, dei nostri mitocondri, della lipidomica e dell'equilibrio quindi di tutti i nutrienti e dell'ambiente dove viviamo. È chiaro che l'alimentazione e l'ambiente cambiano il DNA, ci sono ormai moltissime ricerche, è molto più veloce però intervenire sapendo cosa ha bisogno di quella persona. Noi spesso abbiamo un approccio legato all'esperienza clinica, ma probabilmente ci manca anche i dati, le informazioni di cui veramente ha bisogno quella persona. Ecco perché S-Drive è straordinario. Beh, ritmi circadiani, magari S-Drive ci può mettere proprio l'attenzione su disturbi del sonno, per esempio, oppure disturbi psiconeuroendocrino-emozionali, disturbi ormonali. E noi abbiamo subito queste lampadine che si accendono dove intervenire in maniera opportuna. Come si può evidenziare le interferenze dei campi elettromagnetici. E qui lavori che facciamo da sempre per contrastare questi problemi. Come sapete, alcuni di voi avranno conosciuto Massimo Fulgini, che veramente sta facendo un lavoro egregio, mi piace proprio citarlo perché con i suoi dispositivi sta facendo un lavoro straordinario per contrastare i campi elettromagnetici, come può essere veramente utile la smart card che alcuni di voi conoscono e apprezzano e stanno utilizzando. Però le domande che io faccio sono queste al professionista. Tutto quello che ho detto fino adesso è o non è un problema da risolvere? E rifaccio altre domande perché quando mi dicono sì, io gli dico come fate a risolvere questi problemi? Allora, che soluzione avete per risolvere questi problemi? E quanti pazienti sarebbero interessati a risolvere questi problemi? Ma se non conosciamo il problema, siamo un po' sulla ruota dei criceti, continuiamo a fare sempre le stesse cose. Allora, come possiamo intervenire per rafforzare il sistema immunitario, per lavorare su tutti i problemi legati alle cellule, dalle cellule epatiche, alle muscolari, il tessuto connettivo, ematiche, neuronali? Quindi bisogna intervenire e avere questa visione, che non esiste solo una cellula, tanti tipi di cellule e intervenire nell'ambiente, riprogrammando le cellule spesso. Abbiamo bisogno di riprogrammare le cellule, come ci insegna il professor Biava. Incominciare, per esempio, parliamo spesso di omocisteina, ma manca la B6, il folato o la B12 o la metionina. S-Drive è in grado di darci delle indicazioni, magari anche delle indicazioni legate alla biodisponibilità, all'assimilazione dei nutrienti, il sistema gastrointestinale. Questo è fondamentale. E fare una vera e propria prevenzione per primaria, incominciare finalmente, dico io, attraverso i nutrizionisti capaci, competenti, che hanno a cuore la salute delle future generazioni, lavorare sulla salute dei padri e delle madri prima del concepimento. Guardate lo studio di 500.000 morti premature in Europa. Parliamo di vaccini, bene. Ma parliamo un po' del fatto che questi bambini non li abbiamo fatti neanche nascere, altro che vaccinazione. È legato all'inquinamento, legato all'ambiente. Capite in che situazione siamo? E non se ne parla di queste cose. Quindi dobbiamo proteggere la vita. Ecco perché ci tengo in modo particolare a divulgare passatemi il termine, la potenza di S-Drive, l'efficacia di questo straordinario strumento che dovrebbe entrare come cosa iniziale da fare nell'anamnesi, appena incontriamo
la persona e il paziente. Perché le mutazioni sono trasmissibili, noi non lo sappiamo, non sappiamo cosa è accaduto nella linea materna. Queste cose dovrebbero entrare nella formazione di base universitaria. E poi l'infiammazione silente che ben conoscete, che quindi ho a che fare con professionisti capaci, però permettetemi di introdurre l'argomento, di rilacciarci un po' a quello che abbiamo lasciato l'anno scorso, perché questo noi dobbiamo lavorare assolutamente qui, a livello fetale, l'ambiente dove vive la madre, la linea materna. La salute, come vedremo il 23-24, Luigi Montano ci parlerà di un allarme sociale del liquido seminale maschile, già i ragazzi di 16 anni intossicati, pieni di metalli pesanti, dove probabilmente anche lo spermatozoo, il liquido seminale maschile diventerà la sentinella per la salute delle future generazioni. Non perdetevi il 23-24 gennaio, 2 giorni straordinari. Però siamo entrati nel loop di comprare pubblicità e vivere in un mondo malato e comunque, purtroppo, a voglia dei summit, delle 20 nazioni più potenti al mondo, più grandi e potenti al mondo. Di qui non c'è. Non si sta facendo nulla per l'ambiente. Continuiamo a buttare sostanze e a usare sostanze veramente tossiche. Guardate, io ve l'ho messe qua, l'avete già viste 1.000 volte, ma guardate, formaldeide, alluminio, cromo, amianto, radon, benzene. Voglio dire, co cosa avete in mano oggi per mappare queste cose, per far accendere la lampadina e dire ma tu dove lavori? Tu dove vivi? Tu dove dormi? Come possiamo fare a togliere tutti questi fattori che ti stanno danneggiando? Poi parleremo di dieta, parleremo di nutraceutica, però attenzione, l'ambiente. Persone che vanno a fare attività sportiva, nelle ore di punta, ben venga l'attività sportiva. Ma spesso quelle persone magari hanno un rischio che non sanno, sono intossicate oltre no, l'impossibile. E quindi pensate, pensiamoci. 140.000 sostanze chimiche esistenti. Glifosato, ancora siamo lì a comprare il pane e non sappiamo ancora la provenienza di quella farina. I campi elettromagnetici, parlavo prima di appunto del mio amico Massimo Fulgini, e qui ormai dobbiamo agire prima che sia troppo tardi. Regaliamo i cellulari ai bambini, chissà quanti cellulari ai bambini che non hanno ancora 5, 6, 10, 12 anni. Dovrebbe essere vietato il cellulare fino ai 12 anni, eppure dato veramente con parsimonia, con mezz'ora proprio ti do il contentino. E invece ormai ce l'hanno in tasca e dove? In tasca davanti ai pantaloni, quindi si bruciano, passatemi il termine, gioielli di famiglia, i bambini e le ovaie, le donne. Veramente una tragedia. Poi dormono col cellulare accanto al cervello. Ecco, S-Drive ci può veramente essere molto utile per comprendere le radiazioni elettromagnetiche, il wifi, ormai siamo qui, per fortuna siamo in connessione, ma vi dico che già il wifi è in 5G, molti wifi sono a 5G, altro stop 5G, 5G ce l'abbiamo in casa, 2.4 o 5G, e non ci rendiamo conto, se non siamo connessi, guai, tutti in albergo, ah, la connessione, attenzione. Questa è la nostra vita, questa è la situazione. Ecco perché S-Drive potente dovrebbe entrare nell'anamnesi, nello start-up di una visita, a mio avviso. Non c'è nulla oggi di così importante. Perché guardate, queste sono le cose che voi praticate, che voi fate. Pochi ancora parlano di carenza di ossigeno, idrogeno e di disfunzione mitocondriale, figuriamoci del DNA nucleare.
del danno microcircolatorio, però poi c'è il danno ai microcali, c'è il danno in membrana, il danno endoteliale, le carenze di vitamine, aminoacidi, minerali. Se questo è quello che voi pensate, perché probabilmente come medici, nutrizionisti, operatori del settore, queste cose le conoscete bene, probabilmente S-Drive ci permette di avere un quadro veramente ampio, una visione migliore. Allora, cosa è possibile fare oggi per capire cosa stia interferendo sulla salute dei pazienti? Quali sono le cause e le concause? E quali strumenti abbiamo a disposizione? Ecco perché S-Drive, ribadisco, veramente è un'opportunità straordinaria. Allora, se un uomo intelligente risolve un problema, un uomo saggio lo evita, come diceva Einstein, ecco che dovremmo proprio tutti noi arrivare a una medicina personalizzata, io come paziente chiedere una medicina e voi come professionisti, predittiva, preventiva e partecipativa. Ed ecco gli indicatori epigenetici, dove noi, come sapete, dal bulbo del capello abbiamo tutte le informazioni necessarie. Il ruolo dei capelli è inutile ribadirlo, ma è proprio un'impronta digitale di quella persona, dell'accumulo di tutto il suo stile di vita, dove ha vissuto, le interferenze che ha avuto a livello cellulare e probabilmente anche proprio transgenerazionale. È una caratteristica proprio di quell'individuo, proprio come un'impronta digitale. Identifica pertanto l'individuo come tale e trasporta le informazioni epigenetiche, nel caso di S-Drive, possono essere digitalizzate e decodificate nello stabilimento, come sapete, ad Amburgo. La NASA, per chi non lo sa, lo utilizza già, i test sui capelli per valutare la salute degli astronauti, viene utilizzato per i disturbi psichiatrici, quindi ormai è un biomarker di eccellenza che archivia tutte, no, le varie informazioni, perché è proprio connesso a un'antenna col tessuto connettivo, tessuto nervoso, quindi cervello, midollo, nervi. Quindi abbiamo una situazione chiara sia delle interferenze e sia delle carenze. Questo è S-Drive, si mettono 4-5 bulbi al centro della bobina e di qua noi in 10 secondi abbiamo una mappatura epigenetica con tutte le informazioni racchiuse, raccolte in un report. La biologia, per chiarire un po' a chi non ha informazioni chiare su quello che è la medicina quantistica, la biologia quantica e l'epigenetica non seguono parter o comportamenti lineari, né una sola linea di informazioni. La natura omeodinamica fa che si adattino continuamente all'ambiente mutevoli, che si riflette nella natura epigenetica del benessere. Quindi attraverso la dieta, lo stile di vita, i pensieri, le convinzioni, lo stress, l'ambiente fisico e molto altro che incidono sul campo quantico epigenetico ogni secondo, ogni attimo, ogni istante, ogni minuto del giorno, tutti i giorni. Quindi quando ci dicono devi fare una dieta variata, sana, bene, ma io allora se questo è vero io non mangio tutti i giorni le stesse cose, non avrò le stesse vitamine, minerali, le stesse cose. Ogni attimo, ogni respiro che faccio consumo ossigeno, idrogeno, quindi avrò l'anabolismo, catabolismo cellulare e siamo differenti ognuno dall'altro, sia dalla nascita non abbiamo gli stessi genitori, l'ambiente, l'educazione, tutto quello che mangiamo, beviamo, respiriamo. E a partire dai reali rischi congeniti, dalle costituzioni eventuali. Quindi noi dobbiamo tenere in considerazione questo. L'epigenetica informativa pura non è riproducibile in nessuna circostanza. Gli effetti quantici influiscono sulla fisiologia più efficacemente della segnalazione chimica. È come dire, ripetimi il pensiero. Come faccio a ripetere un'onda? O alterazioni piccole e molteplici a livello quantico e epigenetico risultano più efficaci. È chiaro, noi siamo così, viviamo così,
ci muoviamo, pensiamo, ragioniamo, grazie a segnali biofisici e biochimici. Ed ecco che il report ci mette di fronte a una situazione interessante, perché solo dopo 12 minuti, lo sapete bene, vi dice già: guarda, qui c'è un problema, incomincia a ragionare, cosa possiamo fare in questa situazione? È una priorità alta, consigliata, è da considerare. Cosa posso fare? Allora, in base proprio alle varie fette colorate che vedete, noi interveniamo. Abbiamo tre report, anzi quattro report, tre principali, compreso, e poi abbiamo anche uno vegano, cioè sul sistema immunitario. L'ultimo nato è l'epigenetica della bellezza, ottimizzare, ringiovanire, rigenerare le cellule. Il report per lo sport, quindi tre report a disposizione più il report vegano. E quindi noi possiamo migliorare la nutrizione, conoscere gli additivi, oppure i conservanti, oppure proprio le sostanze chimiche magari utilizzate da queste persone nei trucchi, nei conservanti, nei farmaci. S-Drive ce lo mette subito in attenzione. Sostanze chimiche, tossine, radiazioni e poi tutto il sistema gastrointestinale, il sistema immunitario. Pensate quanto sia importante conoscere poi i danni da campi elettromagnetici. Qui abbiamo wifi, wireless, i campi elettromagnetici tra lici dell'alta tensione, il telefonino, microonde, e ci prende proprio mappa proprio quel tipo di frequenza. Quindi possiamo intervenire subito. Quindi avere una rigenerazione di nuove proteine, nuovi enzimi e nuovi ormoni, nuove cellule e nuovi tessuti. Vi ricordo che S-Drive, il test S-Drive si fa ogni 90 giorni, proprio per dare modo di rigenerare le cellule. Quindi diciamo un test che voi ormai avete imparato a conoscere. Io dico queste cose per alcuni nuovi che sono voluti intervenire e assistere a questa formazione. È un test semplice, veloce, tecnologia non invasiva, efficace e rilevante al proprio stato di benessere. Ecco, ci tengo a citare questa testimonianza del professor Carlo Rosco, che come sapete è uno dei più grandi esperti di questo test. È stato progettato per operare come guida, come una sorta di navigatore GPS che consenta di prevenire piuttosto che di curare. Non è uno strumento diagnostico né intende dare sollievo dai sintomi. Stiamo seguendo la via di sottolineare l'energia informativa preventiva che può aiutare a eliminare la causa ambientale soggiacente per i sintomi espressi. Ci sono vari gradi di sensibilità, tolleranza e allergie conseguenti le intolleranze al lattosio, al glutine, che possono diventare allergie. E lui lo mette in evidenza. Come sapete, gli esami del sangue, dell'urina, delle feci, della saliva, persino le biopsie dei tessuti, sono test utilizzati per dare una prognosi, non una vera diagnosi. Il maggiore panorama presentato dal report consente al professionista di andare più in profondità in merito alle sfide ambientali dei pazienti. Quindi qualcosa di straordinario. Quindi la vera prevenzione inizia di qua. Questi sono tutti i varie informazioni che sono racchiuse nel report, oltre al sistema immunitario, al sistema gastrointestinale. E una cosa che ci tengo è parlare di questa pagina 31, che vi consiglio, a voi che avete S-Drive, di stampare e utilizzare appena avete fatto il test. Quindi fate il test appena arriva il paziente e gli fate compilare questa scheda. Vi assicuro che è molto interessante, perché spesso le persone si dimenticano di come stavano prima
prima di avere un protocollo di supporto terapeutico o nutrizionale. E invece, grazie a questo pannello, questo test di autoverifica, persona poi può vedere i miglioramenti ogni 30, 60, 90 giorni. E il test, il report S-Drive ha proprio questi test di controllo. Però vi consiglio di stamparvi questo pannello e farlo compilare, questo test, e farlo compilare il primo giorno quando fanno il primo test. Allora, nella prima pagina S-Drive, vado subito alla pratica e poi lasciare le testimonianze, nella tavola riassuntiva S-Drive mette queste caratteristiche, questo riassunto di informazioni. Allora, nel riepilogo, vedete qui abbiamo un riepilogo, qui si accendono le lampadine di questa persona che ha fatto il test. Ha un problema al sistema adrenergico, equilibrio microbico intestinale, ha un problema alla sintesi proteica, metabolismo degli zuccheri. Il ragionamento da fare è andare subito nella panoramica per un benessere ottimale, qui nelle varie fette colorate nel cerchio. E da dove iniziamo? Lui ce lo dice. Ci dice: guarda, qui c'è un problema di sfide ambientali. P, priorità numero uno. Numero due, vitamine. C'è un problema di carenza di vitamine. Gli mancano le vitamine? Non le mangia? Non ha biodisponibilità? Ah, ma io prendo vitamine. Attenzione, poi lo vedremo, a volte uno prende le vitamine, ma prende delle pastiglie che non gli servono a nulla, perché poi magari ha una disbiosi intestinale, non la assimila neanche, oppure non mangia proprio. Al numero 3, interferenze, campi elettromagnetici, vedete? Numero 4, acidi grassi essenziali. Numero 5, carenza di minerali. Quindi la lipidomica, che poi vedremo con Pietro Pace. Allora, qui è importantissimo questo aspetto, partire dalle priorità. Vedete, qui abbiamo delle altre fette, la fetta verde degli alimenti, amminoacidi, resistenza. Allora, in questo momento non sono da prendere in considerazione, il sistema antiossidante neanche. Lui non ce lo segnala, perché se no dobbiamo iniziare le priorità che ha questa persona, quelle subito. E la prima cosa da fare è lavorare sull'ambiente, togliere quello che sta dando fastidio. E gli alimenti comunque vi consiglio di eliminarli. Allora, questi alimenti, vedete, datteri, cocomero, sesamo, carota. Allora dice: ma questo non è un test di intolleranze alimentari, non è un test di allergie, sono altre cose. Se volete un test di intolleranze alimentari, fatene un altro, non c'entra assolutamente niente. Questo è un test di incompatibilità. Spesso sono persone che mangiano determinati cibi e gli fanno male e lui li segnala subito. Anche se non sono intolleranti o allergici, ma gli danno fastidio. Poi lo vedremo magari nelle varie testimonianze. Quindi, se potete, a volte mi dicono: ma io non le mangio, perché il corpo, come ci ha già insegnato Marco Stanton, sa già che quei cibi non gli fanno bene, non le mangia, non gli piacciono. Poi, subito sotto a pagina 3, guardate, abbiamo già tutto scritto. Cosa dobbiamo fare? Allora, sfide ambientali, sostanze chimiche e idrocarburi. A pagina, guardate, per il risultato completo, vedi il grafico a pagina 22. Per le fonti alimentari, vedi pagina 29. Quindi basta che leggo, seguo, vado, apro, clicco sui vari link, mi si apre anche tutte le fonti che possono essere comprese in quelle sostanze chimiche e idrocarburi. Dove vive? Beh, se sappiamo che vive a Milano, vive a Milano, vive a Torino, vive a Napoli, Terra dei Fuochi, o che lavoro fa, incominciamo a lavorare, o in casa, che sostanze utilizza,
per le pulizie in casa, perché come sapete, negli ambienti dove si vive o nel luogo di lavoro, spesso non ce lo sappiamo, ma per esempio molti detersivi, appena si essiccano, poi vanno nell'aria. Quindi attenzione, non se ne tiene in considerazione disinfettanti, detersivi, sostanze chimiche, idrocarburi. E lui ce lo dice subito, guarda che questa persona addirittura, oltre ad essere intossicata a sostanze chimiche, idrocarburi, non le smaltisce neanche. Quindi incominciamo a ragionare anche sull'ossigenazione, che dovrebbe essere di base a tutto, riattivazione mitocondriale. Carenza, guardate le vitamine, biotina, vitamina B12, B2, B3. E anche lì ce lo dice, vai a vedere a pagina 12, a pagina 29 il link. La stessa cosa, interferenza a campi elettromagnetici, campo elettrostatico. C'ha moquette in casa? Oppure cammina sempre con le scarpe di gomma? Sapete quanto è fondamentale questo problema, che spesso le persone non sanno, non camminano mai scalze, eccetera, e è fondamentale anche scaricare, perché spesso si ha un accumulo di cariche elettrostatiche. Corrente elettrica 50 Hz dal computer, lo sapete, le lezioni di Gelli ormai ce l'hanno insegnato questo. E guardate, telefono cellulare, GSM, questo ci dorme col cellulare, quanto lo usa? Lo tiene sempre in tasca, capite? È lo schermo della TV, che è anche lo schermo del computer ormai. Quindi facciamoci poi le domande su come vive questa persona. Acidi grassi, acido arachidonico e acido EPA. Quindi poi qui vedremo qual è l'equilibrio, lo squilibrio, quali mancano, perché. È infiammato, certo, sono tante cose da valutare. Nei minerali, carenza di ferro, silicio, cromo, rame. Cosa possiamo fare per intervenire su queste carenze? Allora, sia il professor Marcus Tentor, ormai il papà, anche lui è stato il papà di S-Drive, e sia Jan, che è proprio quello che l'ha ideato S-Drive, ha detto chiaramente, quando S-Drive vi segnala queste carenze, dovete capire che ha bisogno di queste vitamine, ha bisogno di questi minerali, ha bisogno di queste sostanze, quindi bisogna dargliele. O con la dieta o con l'integrazione. Quando è priorità è meglio integrare e capire quale integrazione, perché se fino a poco magari prendeva quelle vitamine, ma non le assimilava, dobbiamo anche capire. È il tipo di sostanza che noi diamo, cioè quelle vitamine le diamo con le pastiglie e probabilmente già in pastiglia si assimila al 20%. Se ha una disbiosi intestinale o malassorbimento, figuriamoci, se ha un problema di intossicazione, figuriamoci. Quindi dobbiamo capire di dare delle vitamine, dei minerali, degli integratori con la massima assimilazione, biodisponibilità e via di somministrazione. E questo è fondamentale, anche capire questo aspetto. Allora, detto questa cosa iniziale, che è fondamentale per introdurre S-Drive, vi faccio vedere come si fa un test prima di poi passare la parola alla prima testimonianza e clinica. Allora, perché vi faccio vedere? Voi lo sapete tutti, ma perché spesso, interrompo, si danno per scontato alcune cose. Allora, questo è il software di S-Drive, guardate, è semplicissimo, e questo è S-Drive.
Questo S-Drive, come vedete, ha una doppia bobina di Tesla. Come ci insegna il professor Spaggiari, S-Drive genera uno spettro di frequenza dall'ultravioletto all'infrarosso. Una volta che voi mettete qui i bulbi del capello, vanno in risonanza con lo spettro. Vi ricordo che è come la risonanza magnetica nucleare. L'attacco va in risonanza, andare in risonanza vuol dire in quel caso va in risonanza con lo ione idrogeno, in questo caso queste frequenze vanno in risonanza con le frequenze che voi mettete di quella persona, quindi di quel capello, bulbo del capello e capelli che voi mettete al centro della bobina di S-Drive. Qui avete questo software, basta cliccare nuovo, accetto. Mettete tutti i vostri dati. Questo è importante perché poi alcuni mi dicono: ma non lo trovo più. Allora, mettete tutti i dati. Guardate, facciamo conto che abbiamo messo tutti i dati. Chiamo uno a caso, Terziani Giorgio. Allora, così sapete se mi volete poi spedire il regalo di Natale per il 2020 e 2021, sapete dove spedirlo. C'è anche la mia data di nascita, guarda te, ormai sono vecchio. Allora, tutte queste dati che voi inserite, ricordatevi di non cliccare mai invia il report per email in modo automatico, perché altrimenti arriva a voi e contemporaneamente anche al vostro cliente paziente. E questo non va bene perché prima lo dovete vedere voi. Una volta che voi avete messo i dati e avete prelevato il bulbi del capello, la zona occipitale dietro alla testa, mi raccomando, vuol dire in questa posizione, mani sulle ginocchia, testa bassa, fate chiudere gli occhi al paziente. Perché? Perché si connette i due cervelli, emisfero sinistro e destro. Quindi, chiudete gli occhi, prelevate il bulbo del capello, l'S-Drive è vicino, lontano dal computer, a distanza di filo, vicino al paziente, prelevate il bulbi, li mettete 3 o 4 al centro, e fate la scansione, cliccate scansione, il paziente deve stare fermo. In 10 secondi facciamo la scansione. 10 secondi, come sapete, basta. Se poi voi volete rifare, io so già qui, vedete il mio test, l'ho già fatti, vedete? Sono tutti e tre. Però, perché io me lo faccio, voi quando rifate allo stesso paziente, basta che voi cliccate qui, Terziani in questo caso, il cognome del paziente, vi ritorna la schermata. Quindi fate accetto della privacy e siete già pronti a fare la scansione. Non avete bisogno di riscrivere i dati. Quindi, una volta che avete compilato il form, fate scansione, guardate, e lui fa un'altra scansione. Ci mette 10 secondi. Finito. Una volta fatta la scansione, potete decidere. Se non avete linea, fate salva e invia dopo. Andate sul vostro ottimizzare l'umanità. Adesso io vado qui perché ho quelli demo. Vado qui, scelgo la lingua, naturalmente cinese. Italiano, faccio ok, conferma e invia. Conferma e invia. La tua richiesta è stata memorizzata per una trasmissione successiva perché ho fatto salva e invia dopo. Vedete qui che c'è invia scansione in attesa? Invia scansione in attesa. Sei sicuro di voler trasmettere tutte le scansioni? Sì. E lui me lo manda.
Se io avessi avuto invece bisogno di inviarlo subito, magari ho preso appuntamento per 5-10 persone che arrivano nel mio studio a fare questo test, io richiamo la persona o compilo il form con i dati della persona, ho la linea e quindi faccio invia adesso. Naturalmente devo fare un'altra scansione e invia adesso. Una volta che io ho fatto il test, qui ho inviato il 2 gennaio alle ore 15:43 e tra 12 minuti lo ricevo. Una volta che l'ho ricevuto, questo è un demo, vado qui e decido cosa fare. Ah, questa è la promemoria, non so se alcuni di voi la utilizzano, molto interessante. Questi sono. Ah, c'è anche Silvia che ci sta anche seguendo. Ti mando promemoria, Silvia. Invia promemoria a tutti e qui gli mando promemoria per fare il test nuovamente. Quindi ricordo al mio paziente che stanno per scadere i 90 giorni di venire a fare nuovamente il test. Vi consiglio che una volta fatto il test, solo dopo 2 o 3 giorni chiamate il vostro paziente e dite se ha iniziato la strategia che gli avete consigliato. Dopo solo 2 o 3 giorni. Se non seguite i pazienti, come poi ci insegnerà anche Mitiana, che ha un'esperienza enorme, ha fatto il numero, ve lo faccio dire da lei quanti test hanno fatto. È difficile che poi il paziente vi segua, quindi chiamatelo subito dopo 3 giorni, dite come si sta trovando, se ha subito messo in atto quelle cose. Questo è un test, lo potete aprire se volete, lo aprite ed eccolo qua. Aspettate che ve lo faccio vedere. Ve lo faccio vedere, condividi schermo. Ed eccolo qua, questo è il nostro report, 90 giorni. Questo naturalmente è un depo, non è, ci ho messo i dati, ma non è il mio test con i miei capelli, è solamente un esempio. Però, vedete, qui avete il sistema gastrointestinale, qui avete il sistema cardiocircolatorio. Qui avete tutte le interferenze dei campi elettromagnetici, poi lo vedremo dopo, ma proprio per bene nello specifico, tutte le carenze di vitamine, carenza di minerali, gli acidi grassi essenziali, il sistema antiossidante. Gli aminoacidi, carenze di aminoacidi. Le radiazioni, le sistema gastrointestinale e tutto il discorso dove intervenire. Allora, questo è una chiave di lettura fondamentale perché poi vi dice anche le varie carenze. Voi andate qui e vi dice cosa gli devo dare a questa persona in base a quello di cui ha bisogno, e qui avete l'elenco di cui ha bisogno quella persona, dove le trova, in quali cibi. Quindi intervenire in maniera proprio specifica. Glieli do attraverso l'integrazione, attraverso l'alimentazione, togliendo magari quei cibi che sapete che possono dare fastidio o che lui ha segnalato che non deve mangiare. E poi naturalmente gli date la possibilità di integrare o mangiare quei tipi di cibi. Naturalmente l'anamnesi e poi il suggerimento del professionista è fondamentale secondo la sua esperienza e secondo il suo approccio clinico. S-Drive poi insomma deve essere interpretato anche da
da voi professionisti nella maniera opportuna, secondo le vostre esigenze. C'è chi fa medicina anti-aging, c'è chi fa medicina rigenerativa, quindi c'è persone che si occupano, vedremo, di agopuntura, chi c'è che fa il nutrizionista, ognuno per i suoi aspetti, le sue professionalità, poi interverrà nella maniera opportuna. Mi raccomando, S-Drive non sbaglia mai. Ve lo dico con assoluta certezza, cioè poi dopo ragazzi, ognuno, io ho la mia opinione, io ho visto ormai un'esperienza importante, insomma, oltre 200 centri in Italia, migliaia e migliaia di test, io personalmente ho fatto più di 2500 test tra congressi, non per, dal punto di vista professionale, perché io non faccio quello, però ai vari congressi ho messo a disposizione questo test. 2000, più 2500 test, forse anche di più. E vi assicuro che tutta la gente che ha fatto il test rimane sbalordita, dice no, non è possibile, mi prendete in giro, ma come fa a saperlo? Com'è? Effettivamente le frequenze non sbagliano, cioè se voi volete ascoltare Radio 24, vi sintonizzate alla Radio 24, mettete quella frequenza, se c'è, l'ascoltate. Quindi S-Drive si sintonizza sulle frequenze di quella persona e quindi o ci sono o non ci sono. Non possiamo pensare che S-Drive no, dice ah, forse non è così. S-Drive è veramente molto preciso, molto interessante, molto importante e da non sottovalutare quello che appunto ci dice. Allora, adesso ho parlato anche troppo e chiedo se c'è e si sta seguendo Pietro Pace. Pietro, ci sei? Ci sono. Mi senti? Vedi, Eccoci, Pietro. vedi, vedi. Allora, Senti che ci sono. assolutamente sì. Bene. Allora, ci fa piacere, insomma, mi fa proprio piacere che tu sia qui a darci la tua esperienza. Abbiamo detto che dopo la mia introduzione sarà un quarto d'ora, 20 minuti a disposizione, insomma, dei vari esperti e non certo come me, insomma, che mi occupo da un punto di vista tecnico, ma i veri esperti che poi hanno in mano i pazienti, quindi è tutta un'altra cosa. Grazie Pietro, ti do la parola. Oh, ringrazio, sono io che ti ringrazio e ringrazio sempre gli amici che ci stanno ad ascoltare perché sono loro che fanno poi la differenza e che potranno testimoniare o giustificare l'impiego di questo apparecchio. Adesso sapete, non è facile dire qualcosa di sensato su uno strumento di lavoro. Perché sarebbe come se ci mettessimo a parlare del fonendo. Chi fa il medico sa cos'è un fonendo, no? Però vorrei vedere quanti di voi mi possono dire che il fonendo va usato così o cos'ha e che tutti sono capaci di fare una diagnosi impeccabile usando il fonendo. Io so ultimamente di persone a cui era stato diagnosticato un correttissimo funzionamento polmonare e questi avevano una polmonite bilaterale, naturalmente. Naturalmente di quelle gravissime, come voi ben sapete. Quindi stiamo attenti quando parliamo a non usare mai categorie troppo sicure, perché non è quello il campo della medicina, naturalmente. Di S-Drive io vi dico soltanto queste cose qua. Io ce l'ho, l'ho acquistato e lo uso come uso tanti altri strumenti di diagnosi. Io faccio diagnostica vascolare da una vita, per cui credo che tutti noi abbiamo bisogno di qualcosa per riuscire a decidere delle strade da seguire per dare una mano ai nostri pazienti. S-Drive si inserisce in questa visione, ma se vi devo dire perché a un certo punto ho deciso di dire ma sì, lo prendo questo apparecchio, voglio vedere come funziona, è perché mi è stato presentato utilizzando un paio di parole che mi hanno molto impressionato, molto colpito. Le conoscete anche voi queste parole? Sono epigenetica e sono fisica quantistica.
Allora, dell'epigenetica comincio a capire qualcosina. Ed è inutile che stia qui a raccontarvi la rava e la fava perché voi ne sapete più di me. Della fisica quantistica, boh, ci capisco qualcosina, non lo so, forse sì, forse no. A parole sì, a parole capisco cos'è la fisica quantistica. Se mi dite poi traduci in pratica, non sono nato imparato e non sono imparato neanche adesso. Un po' alla volta cercherò di capire qualcosa di più insieme con voi, anzi io sono veramente fiducioso che se andiamo avanti su questa strada ci sarà qualcuno che riuscirà a insegnare qualcosa in questo ambito anche un sommario come me. Allora, io vi dico, secondo il mio, da come l'ho capita io, perché poi guardate che non è facile, capire bene come funziona questo strumento non è facile. Diceva anche Giorgio prima, non è uno strumento di diagnosi. Boh, sono mica sicuro, sapete. Forse invece è uno strumento di diagnosi. Voi Non funziona avete presente proprio. una macchina di Formula 1? Allora, quando c'è un Gran Premio, non è che vincono tutte, almeno. Di solito ne vince una sola. E vi siete mai chiesto perché ne vince una sola? Forse perché quella lì, io penso, io credo, è quella che funziona meglio, che ha tutte le parti che la compongono in perfetto Scusa, equilibrio. non si vede nulla. Ha il motore a posto, ha l'elettronica a posto, ha l'aerodinamica a posto, ha tutto a posto. Aspetta che dico una cosa. Dì. Il dottor Pietro Pace è solo in audio, non è in video, quindi non lo vedete, non vi preoccupate. Non vi perdete niente. Dottor Pietro Pace, beh, Pietro, di cosa Oh. fa? Non ti ho presentato come professionista, medico, Sono chirurgo, ho chirurgo. sempre fatto il chirurgo plastico estetico e ho iniziato la mia carriera come chirurgo generale vascolare. Adesso non faccio più la chirurgia, ma mi dedico soprattutto alla diagnostica e mi sono innamorato recentemente della nutrizione ed ecco perché uso S-Drive. D'accordo? Grazie. Vado Bye. avanti allora a dire due parole, ma finisco subito, vedrete. Però vi dicevo che secondo me potrebbe anche essere considerato questo uno strumento di diagnosi. Perché? Ve lo dico subito il perché. Perché siccome non sappiamo bene che cosa sia, ma sappiamo che quando si parla di, soprattutto di fisica quantistica, stiamo facendo riferimento a un'altra parola magica, che è energia. Quindi questo potrebbe essere uno strumento di diagnosi energetica o di disturbo dell'energia di un individuo, di un corpo, di un metabolismo. Cioè, noi non andiamo a valutare quello che è la biochimica, quella che è la fisica pura, andiamo a intercettare quelli che sono i livelli di energia. I livelli di risonanza, appunto, perché l'energia si manifesta anche attraverso la risonanza o attraverso la dissonanza, altrimenti tutte le risonanze magnetiche sarebbero uguali, no? Rilevano quello che non funziona bene, quello che non sta funzionando bene a livello energetico. Questo è quello che fa, secondo me, S-Drive, per cui mi permette di fare una diagnosi di tipo energetico sul mio paziente. Quindi è sicuramente io apro una finestra in più. Una finestra che assolutamente non riuscirei ad aprire quando vedo il paziente, quando il paziente è davanti a me. Non potrei assolutamente farlo perché non avrei lo strumento per farlo. Potrei prescrivergli degli esami, potrei fargli una correttissima anamnesi. Ma anche lì, ragazzi, sapete bene quanto sia difficile anche fare un'anamnesi. Io mi ricordo quando il professore che mi ha presentato alla tesi di laurea, che lui distingueva i pazienti in tre categorie. Quelli che devi ascoltare, quelli che devi far tacere e quelli che devi far parlare. Quindi non crediate che basti dire che si deve fare l'anamnesi per essere capace di farla. Così non crediate di dire che si è capace di usare S-Drive senza fare un percorso che ci permette di riuscire ad avere in mano il minimo dello strumentario per riuscire poi a essere veramente efficaci. Nel mio piccolo ho cercato di dimostrarvi, quando si parlava di acidi grassi,
quanto questi fossero importanti, ma voi ditemi la sincera verità, che voi siate medici o che siate qualsiasi altro professionista della salute. Quanti di voi, quando vedono o vedevano un paziente, si preoccupavano di sapere com'era la sua situazione in percentuale di acidi grassi membranari, della membrana delle sue cellule? Ma non ce ne fregava proprio niente. Ma non sapevamo neanche che esistessero questi acidi grassi. Ma non sapevamo neanche quanto fosse importante la membrana cellulare. Adesso sappiamo che la membrana cellulare funziona come un condensatore. E chi fa un minimo di impedenziometria lo sa questa cosa, sa quanto sia importante l'angolo di fase. Quindi vedete che ancora una volta entrano in campo dei concetti che sono concetti della fisica e ancora di più, come adesso ben sappiamo, della fisica quantistica. Vi ho fatto vedere nel mio piccolo, quando parlavamo di acidi grassi, come spesso e volentieri noi non possiamo sempre pensare che ci siano delle carenze. A volte ci sono anche degli eccessi di sostanze, non solo delle carenze, ma secondo il mio modo di vedere, S-Drive, più che dirvi se una sostanza è in eccesso o è in carenza, vi dice che quella sostanza non sta funzionando come si deve all'interno del metabolismo del vostro organismo. Come quando dicevamo che esistono degli enzimi limitanti all'interno del nostro corpo, che sono quelli che impediscono ai sistemi enzimatici di funzionare come si deve, quindi a tutto il metabolismo di funzionare nella maniera più adeguata, così è, secondo me, quando facciamo riferimento ad S-Drive. S-Drive ti dice, guarda che in quel settore, in quell'ambiente, da sotto quel punto di vista, c'è qualcosa che non funziona bene. Tocca a te andare a indagarlo, andare a capire cos'è che veramente ci sta sotto e lì poi prendere delle decisioni. Vi voglio dire un'altra cosa, e questo lo dovremo scoprire un po' in futuro, vedere anche confrontandoci fra di noi cosa può saltar fuori da questo che vi sto dicendo adesso. Siccome, a mio modo di vedere, S-Drive mette in campo una specie di diagnosi di tipo energetico, cioè fa il punto sull'energia di un corpo, dell'insieme del metabolismo di un corpo. Ora, io credo che questa cosa sia una diagnosi che io chiamerei istantanea e locale, localizzata. Istantanea perché ti legge adesso, come stai adesso, non come stavi ieri, come starai domani, ma come sei adesso, qual è adesso il tuo livello di energia. Perché non è detto che se voi fate una risonanza magnetica, che quella che fate oggi sia esattamente uguale a quella che fareste domani mattina. Questo, secondo me, fa anche S-Drive. Ma un'altra cosa vi voglio dire. La località. Per me non è la stessa cosa che noi facciamo S-Drive in soffitta di casa mia o in un altro ambiente di una città, in un soffitto o in una cantina, in un ambiente di tipo A o un ambiente di tipo B. Per avere dei dati veramente sovrapponibili, secondo me, mi sentite ancora? Sì, andiamo bene, vai. Mi è scappato via il quadro davanti a me. Vai. Vi stavo dicendo, se S-Drive fa questa lettura di tipo istantaneo del livello energetico di una persona, probabilmente è anche molto influenzato da quello che gli sta intorno. Se S-Drive è capace di capire che ci sono delle interferenze ambientali importantissime, io credo che questa capacità dipenda anche dal luogo in cui viene portato avanti questo test. Spero di essermi spiegato. Se a livello epigenetico S-Drive è capace di dirci quali potenziali interferenti possono agire in maniera più o meno positiva sul nostro organismo, questo potrà dipendere anche dal luogo in cui questo esame viene condotto. Quindi secondo me sarà questo un fattore da tenere in considerazione in futuro per rendere questo esame sempre più omogeneo, sempre più confrontabile, in modo che possiamo tutti insieme fare un percorso che ci permette di avere una visione comune delle possibilità e delle caratteristiche di questo strumento che noi andiamo ad applicare, andiamo a usare. E vado subito alla conclusione, ragazzi.
dico quello che naturalmente a me, che ricorda la mia esperienza personale, perché non posso certo pensare a quella degli altri. Ho detto all'inizio che S-Drive è una finestra che noi abbiamo la possibilità di aprire per andare a scoprire quello che è la salute di una persona a livello energetico e quali sono le interferenze che rendono più o meno problematica il mantenimento di questo stato di salute. Detto questo, vi dico però che S-Drive ci obbliga anche immediatamente ad avere un sacco di nozioni presenti nella memoria, all'istante, altrimenti noi non riusciamo ad essere veramente efficaci con i nostri pazienti. Quindi questo strumento, che vogliamo o non vogliamo, ci obbliga a fare uno sforzo di tipo proprio mnemonico. Dobbiamo metterci a studiare. Dobbiamo metterci a cercare di avere a quella che io chiamo sempre la memoria proattiva, cioè sapere lì al momento a cosa può fare riferimento una cosa più che un'altra, per poter avere la possibilità, la capacità di dare delle risposte al momento ai nostri pazienti, altrimenti noi perdiamo gran parte, una grande percentuale di quelle che sono le possibilità intrinseche di questo strumento. E qui mi fermo perché non voglio tediarvi ulteriormente a dirvi cose che non siano cose che provo ogni giorno quando mi metto a fare questo tipo di esame. No, grazie. Io ringrazio te, Giorgio. Quindi l'ultima frase che voglio dirvi è proprio questa. Usare questo strumento non con la convinzione che ci risolva tutti i problemi, perché non è quello che può fare, ma diventa sicuramente uno stimolo meraviglioso a fare in modo che noi approfondiamo sempre di più quello che sono le nostre conoscenze, quello che è la nostra memoria proattiva, per poter essere sempre più in grado di dare risposte efficaci, vere ai nostri pazienti. Grazie veramente. Eccomi, Giorgio. No, assolutamente ti ringrazio, anche perché sei andato subito al sodo. Volevo dirti questo, sul fatto di qualsiasi interferenza, per precisazione, come sapete S-Drive, per metterlo sul mercato hanno impiegato quasi 14 anni, di ricerche sono riusciti proprio a, grazie a una tecnologia, naturalmente grazie all'avanguardia che sono riusciti a mettere dentro questo strumento, il fatto che S-Drive agisce come un microfono unidirezionale. Quindi quando voi parlate a un microfono unidirezionale, come sapete, prende solo la vostra voce. S-Drive, quando mettiamo il cappello e il coperchietto, viene silenziato. S-Drive resetta i rumori di fondo e prende solo quelle specifiche frequenze e informazioni. Ci tenevo a dirlo, l'importante è che lo tenete a distanza di filo dal computer e intorno a S-Drive non ci va nessun apparecchio elettrico o metallo o telefonino. Per il resto ci tenevo, insomma, a dire questo. Allora, andiamo avanti e grazie Pietro, grazie di cuore. Grazie a voi, caro. Oggi abbiamo iniziato veramente in modo straordinario e ci divertiremo. Guardate che avremo oggi durante il pomeriggio delle testimonianze cliniche, operatività. Vi dico che c'è qualcuno che ha fatto oltre 2500 test. Quindi insomma avremo delle testimonianze incredibili anche come esperienza clinica. Sapete che sono 2500 test. Quindi adesso chiamo a portare la sua testimonianza Marta Ciani. Marta, ci sei? Sì, ci sono. Buongiorno a tutti, ciao. Mi sentite? Mi sentite? Io sento forte e chiaro, Marta. Va bene. Allora. Vi
Vi racconto come sto utilizzando io il Less Drive. Ho portato alcuni esempi. Vedete il mio screen? Perfetto, si vede. Puoi allargare la pagina anche. Ok. Sì, sì, vediamo bene, allarga pure. Ah, bene. Allora, dunque, l'analisi epigenetica del bulbo del capello. Quindi si possono vedere, quello che voglio raccontarvi è che è fondamentale per l'anamnesi iniziale del paziente, quindi per capire esattamente dove si trova in quel momento il paziente. Gli aspetti chiave sono appunto il sistema cardiovascolare, il sistema immunitario, il sistema ormonale, ma non meno importante il campo delle emozioni. Il soggetto numero uno, una donna di 36 anni, vi faccio vedere cosa è venuto fuori. Quindi nella panoramica degli aspetti chiave, al primo punto la resistenza, poi gli antiossidanti, si va a vedere proprio a seconda del numero che la priorità su dove dobbiamo andare a operare. Poi i minerali e al quarto punto gli alimenti. Per quanto riguarda i sistemi di supporto, in questa paziente era arrivato l'equilibrio microbico intestinale, quindi dove sono andata ad operare come prima cosa ho lavorato con i probiotici e con l'alimentazione ovviamente, e poi al secondo punto la produzione di energia, al terzo punto sempre l'intestinale e poi il metabolismo degli acidi grassi. Altre due cose evidenziate: il sistema cardiovascolare e il sistema immunitario. E per quanto riguarda gli indicatori di frequenza, in questa signora, in questo soggetto, non era evidenziato nulla di che, a parte forse le microonde, l'uso del forno a microonde e il telefono cellulare, che comunque praticamente tutti lo usiamo abbastanza in modo sì, tutto il tempo. E quindi per quanto riguarda le vitamine, l'ho supportata con la B9, la biotina e l'inositolo, e per quanto riguarda gli indicatori di minerali, avevamo una carenza di litio, di selenio, di calcio e di sodio. Questa signora aveva anche dei disturbi legati all'umore, all'abbassamento dell'umore. E poi per quanto riguarda gli acidi grassi, c'era l'acido eicosapentaenoico e quindi gli omega 3, l'ho supportata con l'integrazione con omega 3. E poi selenio, carotenoidi e superossido dismutasi come indicatori di antiossidanti, e quindi qui le ho dato il Cellfood come supporto, come integratore. E per quanto riguarda gli amminoacidi, avevo visto che non c'erano grosse cose. E per quanto riguarda i danni ambientali, anche qui le sostanze chimiche e gli idrocarburi erano evidenziati, però non avevamo rilevato grosse cose. Più che altro il sistema, l'intestino, abbiamo lavorato molto sull'intestino e diciamo che nella compilazione del diario, quello che, di cui parlavi prima tu Giorgio, al primo giorno e poi al trentesimo giorno già c'era una buona differenza, poi dopo i 60 giorni molto meglio, e l'ottimizzazione dello stato di benessere dopo i 90 giorni è stato veramente importante. Come indicatore di resistenza c'erano anche i batteri e i parassiti, e quindi sempre lavorando sul sistema
probiotici e prebiotici, e quindi sull'intestino, ho ottenuto veramente un buon risultato. Poi vi volevo parlare di questo soggetto numero 2, donna di 43 anni. E qui la panoramica degli aspetti chiave, ho visto le sfide ambientali al punto 1, poi le vitamine e le interferenze ambientali. Come indicatore di sistema di supporto, qui c'era la sintesi proteica, ma soprattutto le emozioni. Questa signora aveva subito un trauma da pochissimo, quindi aveva una perdita, un lutto in famiglia, e quindi di conseguenza l'equilibrio microbico intestinale era anche quello squilibrato, in disbiosi. E poi il metabolismo degli acidi grassi, non mangia pesce e non mangiava nemmeno frutta secca, omega 3, omega 6. Indicatori di interferenza di frequenze, in questo caso il campo magnetico costante, il campo elettromagnetico alternato, e quindi abbiamo valutato un po' tutto questo. E l'altra cosa che avevo rilevato anche con con l'S-Drive, la carenza di vitamina B3, inositolo, vitamina A1, vitamina B1. E in questo caso le ho dato un integratore specifico, oltre agli alimenti ricchi di queste vitamine. Poi, per quanto riguarda i minerali, non risultavano particolari cose, tranne forse il magnesio. E poi abbiamo gli indicatori antiossidanti, l'antocianidina, e anche per gli aminoacidi non ho trovato grossi squilibri, mentre invece in questo caso, per quanto riguarda gli indicatori di resistenza, erano evidenziati, ma non in modo importante, i virus. Ma quello che era risultato erano che gli indicatori di danni ambientali, c'era una fetta ampissima dedicata alle sostanze chimiche e gli idrocarburi, e abbiamo un po' indagato cosa poteva essere, e evidentemente usava delle tinte per capelli, quindi delle cose, delle sostanze chimiche non naturali, e poi usava anche dei farmaci, quindi abbiamo provato a limitare questa parte. Poi il soggetto numero 3, un uomo di 54 anni. Questo nella panoramica degli aspetti chiave ho trovato gli alimenti, quindi era la dieta quella su cui dovevo lavorare principalmente, le vitamine, le sfide ambientali, poi gli acidi grassi e gli antiossidanti. In questo caso negli indicatori di sistema di supporto ho trovato la sintesi proteica come prima cosa. Anche qui il campo delle emozioni, era un uomo che non parlava molto, quindi è stato un po' difficile l'interazione iniziale. Poi il sistema cardiovascolare, già aveva avuto un piccolo infarto, e poi il sistema muscolo-scheletrico. Microonde, campo elettrostatico. E per quanto riguarda gli indicatori di vitamine, come carenze, la vitamina K1, la biotina, la vitamina E e la A1, poi gli avevo dato anche un supporto di vitamina D, perché agli esami del sangue era
era risultato avere un valore di 8, quindi veramente basso. E, come indicatori di minerali, sodio, zolfo e manganese, e per gli acidi grassi c'era proprio uno squilibrio sull'acido arachidonico ed eicosanoico. Per quanto riguarda gli indicatori di antiossidanti, l'antocianidina, la vitamina E, superossido di smutasi e il solforafano, quindi al di là dell'integratore, anche tutta l'integrazione con gli alimenti come le crucifere, i broccoli, i cavoli, la verdura a foglia verde. Per quanto riguarda gli indicatori di aminoacidi, acido aspartico, alanina e metionina, e come indicatori di danni ambientali, metalli tossici. E, indicatori di resistenza, un pochino i virus, comunque in pratica quello che volevo raccontarvi è che al di là di questi tre esempi, che sono tre che ho ricavato, ma ne faccio tanti, grazie a DeskDrive quello che ottengo è l'identificazione di carenze nutrizionali di minerali o di vitamine e di quali anche siano carenti. Capire se il sistema ormonale funziona bene o se necessita di un supporto. Un'altra cosa importante è individuare la presenza degli interferenti endocrini che destabilizzano e disequilibrano. La necessità di intervenire sul sistema cardiovascolare, per esempio con integrazione di vitamine del gruppo B di abbassare l'omocisteina in qualche modo. E anche la necessità di integrare l'alimentazione con dei probiotici per sanare l'eventuale disbiosi intestinale. Perché tanti, quello che mi accorgo io, è che non ti dicono, non hanno proprio la percezione che ci sia uno squilibrio dal punto di vista dell'intestino, anche perché questa domanda risulta ancora essere una domanda difficile a cui rispondere, perché ti rispondono va bene, va tutto bene, poi in realtà vai a indagare e con l'S-Drive veramente si capisce se c'è qualcosa su cui bisogna andare a lavorare. Ecco, questo è il mio contributo. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie Marta, grazie, mi hai sorpreso. Fatto un regalone con questa presentazione, perché so quanto tu poi sia impegnata e lavori su più fronti, quindi grazie, perché si vede proprio il tuo impegno e grazie di cuore, grazie di questa tua testimonianza, Marta. Grazie a voi. È importantissimo. Naturalmente un'altra conferma di quanto... Ah, una domanda per te: come fa a interpretare se il sistema ormonale necessita di supporto? Ovviamente non guardo solo le slide, però insomma, se c'è uno squilibrio, di solito arrivano già con la tiroide che è ipofunzionante, magari non è che prendono l'Eutirox, ma sono in situazione di tiroidite subclinica c'è un po' di depressione, c'è un po' di stanchezza, sono tutti elementi che poi vanno ad aiutarmi e a capire che bisogna supportare in quella direzione. Poi ovviamente io sono una biologa, non un medico, e c'è tra di voi sicuramente qualcuno che ne sa molto più di me, però insomma un po' di sensazione da quel punto di vista, se si può supportare con qualche integrazione corretta, riesco insomma a farmi aiutare. Tra poco poi avremo anche la testimonianza
clinica del dottor Massimo Spattini, che parlerà proprio di queste cose relativo al discorso ormonale. Quindi grazie di cuore del tuo supporto. Adesso Marta, grazie ancora veramente e buon anno. Buon anno anche a voi e a tutti. Allora, adesso è un piacere avere con noi, non l'avete mai sentita e mai vista, ma è un piacere introdurla in questo straordinario gruppo della rivoluzione epigenetica, la dottoressa Giuseppina Di Stefano. Ci sei, Giuseppina? Ci sono, eccomi. Buongiorno. Ecco, buon anno e grazie della tua presenza. Quindi ti passo subito la parola, puoi condividere lo schermo in automatico e quello che vuoi. Io intanto parlo a braccio, forse Beh. C'è Jean Paul che aveva preparato qualcosa per presentarmi, ma... Allora, no, ce l'ho io, la dottoressa, ce l'ho io, la dottoressa Di Stefano, perché non ti conosce nessuno, allora se mi permetti ti presento io, non ti conosce nessuno tra, voglio dire, tra il nostro gruppo, eccola lì. Allora, la dottoressa Di Stefano, dammi un secondo perché qua non so cosa mi è successo, perché quando la bellezza della diretta... Eccola qui, eccoci. Quando si è in diretta funziona così. Allora, la dottoressa Di Stefano, naturalmente è medico chirurgo, Università di Genova, è pluridiplomata in omeopatia, omotossicologia e agopuntura tradizionale cinese e da ormai, insomma, 1998 poi ha conseguito una specializzazione in medicina fisica e riabilitazione indirizzo neurologico, e so che ha una passione straordinaria nel fatto di aiutare sempre più persone a vivere meglio, ma si occupa anche proprio di esperto in fertilità naturale, e proprio ne parlavamo questa mattina, quindi supporto alla procreazione medicalmente assistita, quanto sia importante agire in maniera integrata. E quindi è un piacere averti con noi, ti passo la parola, grazie di cuore. Grazie a voi, piacere e buon anno a tutti. Io non, dunque sono, faccio il medico, faccio la fisiatra, sono agopuntore e non è tantissimo che utilizzo iSDrive, saranno circa 6 mesi. Perché mi sono appassionata a iSDrive? Perché io amo molto, appunto, più che prevenzione, mi piace sempre più dire di mantenimento della salute e del benessere, perché anche in termini di parole, prevenire una malattia è, cioè, mantenere la salute è meglio che prevenire le malattie, anche in termini proprio linguistico, no? Anche perché sto facendo anche un corso di ho fatto corsi di programmazione neurolinguistica e un corso di comunicazione e di interazione umana, quindi usare buone parole è anche bello, proprio anche ai fini della salute, perché il nostro cervello sente le parole buone, e per le parole buone, a proposito sempre di ormoni e di meccanica quantistica e fisica quantistica, le parole buone emettono frequenze positive, no? E questo tra l'altro l'aveva anche dimostrato Masaru Emoto con le frequenze dell'acqua, no? E quindi mi sono appassionata perché nella mia pratica clinica quotidiana, come fisiatra, come agopuntore e come agopuntore in supporto alla fertilità naturale e alla procreazione assistita, il sapere in che stato di salute si trova la persona e cosa fare anche dal punto di vista proprio nutrizionale dell'ossidazione è fondamentale. È fondamentale sapere, e questo non lo chiede quasi mai nessuno, cosa mangiamo, in che ambiente viviamo, che lavoro facciamo. Sì, certo, come fisiatra i miei colleghi chiedono, no, che lavoro si fa, ma soprattutto dal punto di vista dei carichi posturali. Però
non si chiedono cosa mangiano, come mangiano, quanta acqua bevono, perché sempre più persone bevono pochissimo, bevono male, e quindi appunto il sapere lo stato di salute della persona, lo stato di benessere, cosa manca in quella persona è fondamentale. Le carenze vitaminiche sono fondamentali, ad esempio la vitamina D non è un solo, diciamo, una sola sostanza che serve per le ossa, ormai lo si sa, è un ormone che addirittura ha anche un'azione antiossidante, un'azione anticancro, tant'è che le donne malate di cancro devono assumere un'altissima dose di vitamina D. Le donne appunto che vengono da me per il supporto alla fertilità, perché in medicina cinese è fondamentale quello che mangiamo e i cibi, tant'è che appunto c'è anche proprio tutta una natura dei cibi in medicina cinese. Quindi se una donna, o comunque una coppia, perché ovviamente valutiamo sempre la coppia in generale, si assume diciamo alimenti errati, oppure non assume alcuni alimenti, il terreno su cui questo, diciamo, prodotto del concepimento dovrà andare ad annidarsi, sarà un terreno arido, e quindi l'alimentazione è fondamentale. È fondamentale poi appunto dare l'integrazione. Io appunto come fisiatra amo molto gli integratori, però a un certo punto ho detto, certo, gli integratori è vero che non fanno male, ma da un lato, innanzitutto, se non sappiamo com'è il sistema intestinale, e come appunto diceva Giorgio, cioè se abbiamo, o la dottoressa Ciani, se abbiamo una disbiosi, noi possiamo anche assumere gli integratori migliori del mondo, ma non li assumiamo, non li assorbiamo, e quindi anche questo è fondamentale. Se non diamo i nutrienti giusti, tutto il nostro corpo ne risente. Se non abbiamo i minerali giusti, poi appunto in che ambiente viviamo, magari come la maggior parte dei miei pazienti di notte hanno la televisione in camera, il cellulare, il computer, cioè, ma non se ne rendono conto. Questo serve anche proprio per rendere consapevoli le persone che il proprio benessere non dipende solo dall'assenza di malattia, ma anche del mantenimento della salute a 360 gradi, e questo mi death drive appunto, invece, come diceva il primo dottore, deve essere sempre più parte dell'anamnesi, almeno per quanto mi riguarda lo diventerà sempre di più, perché questo, una buona anamnesi ci porta a una buona diagnosi e poi a una terapia migliore possibile. Uso da poco S-Drive, ma nello stesso tempo ho avuto enormi, diciamo, soddisfazioni, perché il sapere appunto che sostanza nutriente manca, cosa possiamo fare per esempio per anche drenare ed eliminare dei metalli pesanti. Ho visitato poi delle ragazze che avevano un'importante presenza di metalli pesanti, continuando nell'anamnesi non si riusciva a trovare, diciamo, l'origine, e poi erano ragazze di 20 anni, mi è venuta l'illuminazione. Queste ragazze a 13 anni hanno avuto, erano due sorelle, hanno avuto entrambe l'apparecchio fisso nei denti di metallo, perché adesso li fanno sempre più di plastica, anche lì poi bisogna vedere che plastiche, perché anche le plastiche poi emettono poi delle, diciamo, degli interferenti endocrini, che anche questi poi vanno a agire sulla fertilità. Ma comunque i vecchi apparecchi ortodontici di metallo evidentemente poi rilasciano dei metalli pesanti che poi vanno comunque a interferire con la nostra salute. L'ultimo caso eclatante è stato quello di una ragazza che è venuta per una colite, un colon irritabile, diciamo, una disbiosi, è venuta da me a Milano e mi diceva, guardi, io so che con l'agopuntura si può fare tanto per il colon irritabile, però indagando le ho chiesto, ma cosa ha mangiato, come si alimenta? Lei mi ha detto, guarda, in realtà io ho cambiato dieta perché volevo dimagrire, sono andata da una nutrizionista che mi ha inserito, cioè non ho niente da dire contro i nutrizionisti ovviamente, no? Mi ha inserito degli alimenti che io non ho mai mangiato, e mi ricordo che erano tipo i carciofi,
i cavoli, quindi per carità, alimenti che sono giustamente nel periodo, perché come magari sapete, noi dovremmo mangiare quello che la natura ci dà nel periodo in cui lo mangiamo. Quindi in questo periodo giustamente ci sono cavoli, carciofi, che vanno benissimo, no? Però questa ragazza non l'aveva mai mangiati e giustamente, come diceva Giorgio, l'epigenetica ci insegna che se noi non mangiamo un alimento e non ci piace, il nostro corpo non lo vuole, non lo tollera, interferisce con le funzionalità. Tant'è che dal momento in cui questa ragazza ha iniziato ad assumere, a mangiare questi alimenti, ha iniziato ad avere problematiche coliche importanti. Anche allora ho detto, guarda, c'è questo test da fare, l'ho mandata, non ce l'ho a Milano perché io a Milano coordino al centro diagnostico italiano coordino dei centri riabilitativi, ce l'ho in studio ad Alessandria, però mi sono appoggiata a Svetlana Kitic e Flavio Frigerio, che sono dei miei collaboratori, Flavio Frigerio lavora anche con me a Milano, e questo test ha proprio evidenziato tra gli alimenti che erano la cosa prioritaria proprio i carciofi e i cavoli, cioè lì è stato veramente, tra virgolette, la prova del 9, cioè questa ragazza non poteva mangiarli, cioè aveva cambiato dieta da un mese stava male, l'S Drive mi ha messo proprio in evidenza quegli alimenti. Quindi per me S Drive è fondamentale proprio per coadiuvare l'anamnesi, coadiuvare e quindi coadiuvare la terapia. Poi sugli integratori, sapere quali esattamente, perché è inutile che prendiamo degli integratori che non ci servono quando abbiamo un test come S-Drive che ci dice esattamente che integratore, che alimento assumere, che integrazione assumere in questo determinato periodo. Quindi per me è sempre più fondamentale, sia anche in fisiatria, perché vedo tantissime persone con fibromialgia, badate bene, ho detto persone, non donne, perché la fibromialgia una volta era più una patologia delle donne, adesso ci sono sempre più uomini che ce l'hanno, è una malattia che interessa appunto da dolore muscolare diffuso e la causa spesso è sconosciuta, ma l'alimentazione è fondamentale. Per esempio il glutine, insomma, sono dare un'alimentazione non acidificante, basificante, quindi anche in questo caso S-Drive mi ha assolutamente aiuto. Quindi nella mia pratica clinica lo utilizzo a 360 gradi e lo voglio utilizzare sempre di più. Giuseppina, ma che bello, grazie di cuore, grazie anche proprio della tua testimonianza e no, dai, quando, poi andare a braccio su queste tematiche è importantissimo e si capisce che veramente quello che fai per i tuoi pazienti, quindi complimenti di cuore. Grazie. Allora, qualsiasi cosa, avete qualche domanda, lo potete anche mandare, poi le possiamo condividere. Grazie Giuseppina. E adesso voglio chiamare Mitiana. Mitiana, ci sei? Mitiana Lupano, vediamo se c'è Mitiana. Mitiana, se non c'è Mitiana, chiamiamo Marika. Marika, ci sei? Sì, sono qui. Ecco, Marika, ti passo la parola a te. So che tanto sei preparatissima e prontissima. Marika è una nutrizionista, insomma, che collabora ormai al test da 2 anni e è l'assistente collaboratrice personale di un nostro carissimo amico a cui facciamo non gli auguri, i tripli auguri, che è nel nostro cuore, che è Bartolomeo Allegrini, che come sapete ha avuto qualche problema col Covid, quindi siamo felici di... Leggo il messaggio di Mitiana che c'è, ma non riesce ad attivare l'audio. Allora, poi gliela... Forse vuoi far... Ok. O faccio prima lei, poi te, come vuoi. Vai tranquillo, tanto io sto qui. Puoi far parlare lei e poi intervengo. Ecco, Mitiana, guarda che ci sei,
Basta che ti ho chiesto di riattivare l'audio, Mitiana. Mitiana, parla perché ce l'hai aperto il microfono. Mitiana, esci e rientra. Vabbè, Marika, vai avanti te perché poi dopo... Va Dai. Bene. Allora, io... Volevo dire, il nostro Bartolomeo Allegrini, che come sapete insieme a Marika hanno ormai più di 2000 test all'attivo, no? Ormai. E quindi, sì. Insomma, hanno una grande esperienza. E penso che Marika, ecco, per osmosi, è riuscita a, ormai con il grande maestro a avere veramente la conoscenza. Poi alla fine chi è che fa i test glieli fa fare a lei naturalmente. E poi avete fatto anche un bel lavoro scientifico, no? Con la Silvia Di Luzio. Sì. Comunque a te la parola. Su Roma. Dai Marika, grazie. Grazie, grazie. Allora io attivo lo schermo così... Condivido lo schermo, perfetto. Allora, ho preparato, sono tre casi clinici, tu fermami se eventualmente dovessi sforare con i tempi. Allora, il primo è un sulfurico, io parlo di sulfurico perché con Bartolo, per chi insomma ci conosce, approcciamo a livello anche costituzionale, quindi la lettura dell'S-Drive viene fatta in concomitanza a quella che è insomma l'appartenenza costituzionale. È un sulfurico a circa 60 anni e si è affacciato solo perché voleva fare un controllo del suo, diciamo, del suo stato di salute momentaneo. Quando ho fatto ese drive io non faccio mai delle domande perché voglio prima vedere il test e poi iniziare a fare un'anamnesi. Il primo valore che vediamo nel riepilogo è proprio l'equilibrio del microbiota intestinale, che ha sicuramente una valenza a livello di micronutrienti, ma solitamente è coordinato proprio ad un aspetto energetico. Quindi la prima domanda che faccio al paziente è se aveva avuto un trauma di tipo di radice, diciamo. E quindi è emerso che qualche anno prima aveva avuto il lutto della figlia. Era morta la figlia. Dopodiché vediamo sintesi proteica, sistema ormonale e metabolismo degli zuccheri. Per chi ha avuto modo anche di studiare un po' le costituzioni, diciamo che un quadro clinico ci sta in un sulfurico, soprattutto col lavoro che fa, lui è un falegname, quindi respira molto polveri sottili, è un ipercortisolemico, quindi va a produrre tanto cortisolo e ha uno screzio con gli zuccheri, non ha un diabete, ma una glicemia sopra i 110, quindi sicuramente uno screzio con gli zuccheri. Se andiamo a vedere un pochettino nello specifico, vediamo che comunque è un sistema immunitario buono, perché effettivamente il soggetto mangia in maniera tutto sommato buona, sana. Un microbiota intestinale che ha degli piccoli squilibri, ma non particolarmente rilevanti. Ma la parte che più viene sottolineata è appunto quello del supporto circolatorio. Perché il supporto circolatorio? Un sulfurico ha proprio questa peculiarità, quindi una carenza, diciamo un sistema circolatorio che se in squilibrio, soprattutto anche emotivo, porta ad un indebolimento del sistema circolatorio. Vi faccio la lettura e poi vi dico un po' come ho agito. Interferenze di frequenza, telefono cellulare, campo elettromagnetico alternato e corrente di trazione. Un soggetto che, come un po' tutti, utilizza il telefono cellulare e utilizza spesso, sempre praticamente, le scarpe da ginnastica proprio perché è in piedi tutto il giorno. A livello di vitamine vediamo l'acido folico, la B12, l'inositolo e la biotina. Zinco e silicio come minerali, e acidi grassi abbiamo l'acido linoleico e l'acido arachidonico. Quando io trovo questo quadro, anche degli antiossidanti insomma carenti,
Amminoacidi carenti, vediamo l'acido glutammico, la serina, la tirosina e l'istidina. Quando io trovo il quadro precedente, mi chiedo sempre perché dovrebbe, insomma, un soggetto che manda tutto sommato bene, fa una vita più o meno sana, al di là del fatto che respira un sacco di polveri sottili, mi chiedo perché, e che la risposta è, la troviamo sicuramente nel danno ambientale, radiazioni. Naturalmente un soggetto che è esposto a radiazioni continue, al di là del fatto che aveva fatto degli esami diagnostici, ha comunque un'esposizione continua ad un'antenna, sicuramente ha una cellula sollecitata, una cellula che ha una membrana in continua sollecitazione, proprio per andare a riparare quelli che sono i danni che possono dare le radiazioni. Fortunatamente abbiamo un sistema intestino sano e qui abbiamo, insomma, un report che ci fa capire dove poter trovare i micronutrienti carenti. Questo secondo me è una pagina molto utile, soprattutto nei soggetti, insomma, che si approcciano inizialmente a S-Drive e non sono particolarmente insomma, affini a quella che è la nutrizione. Gli permette comunque a tutti di poter andare a capire e introdurre gli alimenti carenti. Il secondo caso che ho preparato è un sulfurico tendenzialmente carbonico, quindi è un soggetto che tende per una situazione, insomma, sua di vita, ad andare verso una costituzione carbonica. Guardando il riepilogo, la prima cosa che si vede è appunto emozioni. Emozioni perché emotivamente effettivamente è un soggetto bloccato. Ha un'implosione proprio a livello energetico sul cervello addominale, quindi una cosa che si vede spesso in questi soggetti. Inoltre, sistema ormonale, ha uno stress lavorativo molto molto importante e di conseguenza ha sia, vediamo c'è anche lo iodio come minerale, quindi sia una tiroide un po' che chiede aiuto e un surrene che sta lavorando tanto. Anche in lui abbiamo una sintesi proteica perché questo era un soggetto che non finiva di parlare, cioè cercava di giustificarsi a tutti i costi perché nessuno aveva mai creduto che lui effettivamente non mangiasse tanto, oltre ai suoi 113 kg, una persona, un soggetto, diciamo un approccio tradizionale dice eccesso calorico uguale a sovrappeso. In realtà non è sempre così, lo vediamo nella clinica, vediamo che i soggetti che per esempio non hanno un bioritmo scandito, quindi non riescono ad avere degli orari regolari o sbagliano la tipologia di abbinamento, può andare a tradursi comunque come un sovrappeso. Quindi la cosa che vediamo sul sistema ormonale è sicuramente uno scompenso a livello cortisolemico, che per chi non ha diciamo, questo approccio a questo linguaggio, il primo sintomo, cioè la prima cosa che noi vediamo in un soggetto che ha un cortisolo alto è il gonfiore a livello del volto, delle spalle e della schiena. E un altro segno distintivo è l'occhiaia. Sistema cardiovascolare anche qui, perché anche lui è un soggetto tendenzialmente carente, che tende alle carenze a livello di cardiovascolare. Ha un sistema immunitario veramente molto provato, questo è uno schema che ci deve un po' mettere in allerta, ha più di 35 valori, insomma, quindi un elevato indicatore del sistema immunitario personale. A livello intestinale è messo bene perché in realtà è molto attento alla qualità delle materie prime che utilizza e alla quantità. Indicatori di supporto circolatorio elevato anche qui per tutta questa serie di micronutrienti carenti. Campo elettrostatico anche qui, sempre il solito problema delle scarpe in gomma. Vitamine carenti abbiamo la D3, la K2, la biotina e la B12.
Se negli indicatori di minerali viene fuori il litio, una delle domande che io faccio personalmente al paziente è proprio se soffre di sbalzi d'umore, e lui effettivamente ne soffriva particolarmente. In più vediamo lo iodio che interviene nell'aspetto tiroideo e lo zolfo che è un minerale, diciamo, appartenente alla sua costituzione, che in questo momento sta andando in esaurimento. Tra l'altro i soggetti come insomma questo paziente, è difficile che si approccino a questo tipo di medicina se non come ultima spiaggia e in uno stato, diciamo, di esaurimento completo. Indicatori di acidi grassi abbiamo il linoleico e l'EPA, anche qui abbiamo quindi una minaccia a livello della membrana cellulare, e antiossidanti carenti, tra l'altro la vitamina E che interviene appunto nei processi ormonali. Indicatori di aminoacidi praticamente pulito, non c'è quasi niente, perché effettivamente è bilanciata a livello proteico la sua alimentazione, però vediamo sostanze chimiche e idrocarburi. Una delle domande che io faccio sempre è quella di dove lavora, che è solitamente il posto in cui si passa più tempo, e lui appunto lavorava in un'azienda, una grossa azienda che è di fronte a una delle aziende più famose di Monopoli, che in questo momento è, diciamo, sotto accusa proprio per rilascio di sostanze chimiche e idrocarburi. Indicatori di resistenza intestinale buonissimo, e qui abbiamo sempre il nostro report che ci dà un'indicazione su dove trovare i micronutrienti. L'ultimo caso, è l'ultimo che ho preparato, è una fosforica, quindi un soggetto totalmente mentale, quasi del tutto mentale, che stava affrontando un periodo particolare di separazione. Per separazione in senso un po' più ampio, quindi non solo una separazione fisica, anche emotiva, dal lavoro, dallo stato, cioè dal passaggio da una vecchia casa a una nuova casa, piuttosto che da un compagno. Quindi quello che... quando dico separazione intendo dire che è un soggetto che tende molto di più all'accumulo di metalli tossici. Il riepilogo infatti ci dà un sistema ormonale, ed è una donna che sta attraversando una fase di climaterio, quindi sta passando alla menopausa, un sistema adrenergico esaurito, perché tra l'altro sono soggetti che vanno molto a esaurire le energie quando pensano tanto, emozioni, per quello che vi ho appena detto, e sintesi proteica, perché tra l'altro il fosforico tende subito al catabolismo cellulare, muscolare, scusate. Tra l'altro il fosforico è un soggetto che molto facilmente sviluppa a livello intestinale micosi e funghi e una sensibilità al glutine, infatti nel sistema immunitario lo ritroviamo. E uno dei metodi di approccio è proprio togliere il glutine. Per quanto riguarda gli indicatori di sostegno intestinale, collaborano un po' tutto quello che vi ho elencato fino ad ora, e il supporto circolatorio è buono, proprio perché non è una prerogativa della sua costituzione. Indicatori di interferenti di frequenza, vive a Roma, quindi anche molto, diciamo, un posto in cui si è visto esserci proprio un sovraccarico di questa interferenza di frequenza. Noi con Silvia, la dottoressa Di Luzzo, abbiamo appunto fatto dei lavori su Roma, dove ci è capitato spessissimo di andare a vedere queste situazioni nel quadro di interferenze, di interferenti di frequenza. Vitamine autosommato buone, quantomeno non sono la priorità in questo momento, anche per i minerali e gli acidi grassi, mentre gli antiossidanti risultano effettivamente molto da sostenere e intervenire. Aminoacidi tutto sommato buoni, metalli tossici, quindi diciamo che la priorità su cui siamo intervenuti in questo caso è appunto il drenaggio dei metalli e a livello intestinale il ripristino della barriera intestinale. Come vi ho accennato prima, adesso vi dico come... Allora, un attimo che interrompo.
come siamo intervenuti. Nel primo caso, quindi un sulfurico, siamo andati a fare un drenaggio connettivale e linfatico proprio per il lavoro che fa, un'alcalinizzazione e un ripristino degli equilibri alimentari per poi proseguire con l'ossigenazione cellulare, quindi il cell food, e andare a reintegrare quelli che sono i cibi che poi vengono tolti, diciamo, in questo periodo. Per quanto riguarda il sulfurico tendenzialmente carbonico, anche qui abbiamo fatto un drenaggio che riguardava anche l'aspetto epatico, il ripristino di barriera qui non era insomma necessario, e siamo andati, ho dimenticato di dire una cosa, sul sulfurico abbiamo anche reintegrato alcuni micronutrienti che invece erano carenti. Sul sulfurico tendenzialmente carbonico invece stiamo cercando di ripristinare i suoi bioritmi per andare ad abbassare la curva cortisolemica e iniziare anche a livello insulinemico a dare insomma un buon ritmo. Per quanto riguarda il soggetto fosforico invece, una donna, siamo intervenuti andando a chelare quelli che sono i metalli, ma non come si fa solitamente con la zeolite, che io trovo un ottimo rimedio, ma in alcuni soggetti che tendono più facilmente la demineralizzazione non è proprio la soluzione migliore, ma con delle alghe che permettono di fare lo stesso lavoro aggiungendo però dei nutrienti, e un drenaggio connettivale anche qui e un'alcalinizzazione. Ci sono, Giorgio. Mamma mia, no, come si dice, io penso che il tuo grande Bartolo, che ti sta seguendo anche lui, sia orgoglioso di te, e quindi hai fatto una presentazione meravigliosa. Il Bartolo gli voglio fare anche un applauso, se mi permetti, è un grande, perché averlo lì è una cosa grandiosa. Che dire, hai fatto veramente presentazione di quanto un'ulteriore conferma di quanto questo strumento sia, insomma, tutto ancora da scoprire, perché le potenzialità che lui ha sono infinite, sono veramente infinite, a seconda appunto della professionalità della persona, quindi che sia un nutrizionista, un medico, oppure comunque pensate nel settore dello sport cosa si può fare con uno strumento del genere, e abbiamo vari video delle testimonianze di sportivi come quelli lo utilizzano al Barcellona, utilizza il Barcellona con il grande Esteban Peiro Mozzo, che più volte il dottore che è venuto a fare relazioni qui da noi, abbiamo video importanti, quindi è uno strumento multisensoriale, si può dire, multisensoriale, va bene. Grazie Marica della tua. Grazie a te, Giorgio. Testimonianza. Aspettiamo Bartolo, perché ci abbiamo ancora un sacco da imparare. Glielo anche Bartolo, ti stiamo aspettando per la prossima lezione. Allora, Mitiana, ci sei? Ce l'hai fatta? Penso di sì. Vai, Mitiana. Allora Mitiana, direi che è stata una delle prime, insieme a Anita, a Marco, a prendere lo strumento S-Drive veramente all'inizio, grazie a un'amica comune che ringrazio sempre, e questo, insomma, vorrei che voi ascoltaste bene Mitiana per la sua esperienza, perché quanti test hai fatto ad oggi, Mitiana, insieme ad Anita? Insieme ad Anita 3.500, ecco, nell'insieme sono 3.000, ecco. da fine settembre del 2017, quando l'ho comprato con te. Ragazzi, 3.500 test, sono veramente tanti, quindi a te la tua esperienza, ti do la parola. Ascolta Giorgio, potrei avere l'immagine quando tu hai il riepilogo che tu hai fatto con quell'esempio iniziale? Ma certo, di solito faccio sempre... Uso quello come esempio per tanto un paziente, va l'altro, è inutile mettere casi specifici. Di solito faccio sempre pagare per questo, però dai, per te. Allora. Grazie.
Allora. Vuoi. Sembra la quinta. Eccola qua. Ah no, ok. Questa? Bravo, sì. La 64. Questa? La 64, sì, questa, scendi un pochino giù dove... Ecco, bravissimo, perfetto. Poi dopo Allora, la. come ha detto Giorgio, Ecco, no, no, racconta la tua esperienza di approccio con l'S-Drive. Via. Allora, sì, io ho fatto ad oggi, ho eseguito 3.500 test e quindi ho seguito 3.500 nuovi casi, perché poi le persone che rivedo dopo 3 mesi, 6 mesi, 9 mesi, 12 mesi non le ho considerate, io parlo proprio di nuovi casi. E la differenza l'entrata di S-Drive in me l'ha fatta nel rapporto col paziente è stata la motivazione. Cioè, quando io faccio un'anamnesi, molti dei miei colleghi già dall'anamnesi in pochi minuti, in pochi momenti hanno già un'idea di quello che può essere, cosa ci può essere dietro a una patologia, uno stile di vita, però comunque non è mai, fino all'evento dell'S-Drive, non era mai supportato da degli elementi, da dei dati predittivi che potevano confermare quelle che potevano essere le ipotesi nei casi preclinici, cioè neanche nei sintomi preclinici. Di conseguenza era anche più difficile, poter, trasferire un messaggio che creasse una motivazione sufficientemente valida nel paziente da comprendere quella che poi sarebbe potuta diventare la gravità di un problema. Faccio un esempio: nel caso preclinico, anche clinico non diagnosticato del diabete, inizialmente il paziente o nei carcinomi non percepisce quello che sta accadendo all'interno dell'organismo. Per cui, se poi non ci sono o dei dati clinici a supportarlo, o dei sintomi reali, la persona tendenzialmente si sente non sufficientemente motivata a comprendere le nostre indicazioni. Per me, S-Drive ha fatto la differenza parecchio in questo, nel rapporto medico-paziente. Prendiamo ad esempio l'immagine che abbiamo qui davanti nella panoramica degli aspetti chiave. Come potrei io utilizzare e interpretare quelli che possono essere i sintomi preclinici? Se in questo caso abbiamo, come dice nel riepilogo, un alterato equilibrio del microbiota intestinale e del metabolismo degli zuccheri, nel momento in cui io vado a indagare, a fare delle domande al paziente specifiche, e questo dà risposta, tipo per esempio, gli posso chiedere in questo caso sia se lui ha una stanchezza cronica fin dal mattino, perché c'è anche un problema sulla sintesi proteica, e poi metto in relazione i minerali che comunque erano carenti e c'era del ferro, per esempio, in cui la persona era carente, io da lì posso dedurre che c'è un male assorbimento, che c'è nel metabolismo degli zuccheri sicuramente una disbiosi di tipo fermentativo, e chiedendogli se vive in uno stato di stanchezza cronica, e questo chiaramente mi risponde assolutamente sì, e per lui è uno dei grandi disagi, è più facile per me poi riuscire a correggergli sia le abitudini nello stile di vita, sia a fargli comprendere quali sono le motivazioni per cui deve cambiare determinati aspetti alimentari. Io mi occupo di nutrizione, faccio dieta proteica dal 2000, quando mi sono laureata. Quindi un altro aspetto molto importante è anche, come diceva prima un collega, quello legato alla PNL, cioè riuscire a creare un report di fiducia in un tempo comunque limitato, che è quello di una visita, quello di una seduta, è di fondamentale importanza per il prosieguo. Poi
chiaramente mi occupo della parte clinica, di conseguenza anche per questo personalmente, anche se in questo caso sono numerati con una cronologia, ci sono le sfide ambientali che è l'elemento più importante, poi vanno a seguire vitamine, interferenze, acidi grassi e minerali, non è detto che io li segua esattamente nell'ordine che sono rappresentati nella panoramica degli aspetti chiave, ma durante l'anamnesi chiedo quali sono in quel momento i disagi maggiori del paziente, cioè qual è il motivo per cui è venuto da me, e cerco di correggere step by step, punto per punto, i vari punti, i vari aspetti chiave più importanti, ma con un largo respiro, perché ho notato personalmente che se vomito tutte le informazioni, per quanto cerchi di renderle le più semplici possibili, rischio di spaventare in qualche modo il paziente, perché sono magari troppe i cambiamenti che deve affrontare o anche le informazioni che riceve, quindi magari le possibili preoccupazioni per ciò che gli sta accadendo, e di conseguenza affronto con rispettando magari quelle che sono le priorità, con una certa calma, le panoramiche chiave, gli aspetti chiave. E una cosa che faccio sempre, molto importante, io solitamente faccio il test sempre ogni 3 mesi, almeno per un anno. Rivedo il paziente inizialmente in 15 giorni e modifico via via l'assetto terapeutico, e ogni 3 mesi rifaccio almeno per un anno rifare il test. Poi a quel punto, solitamente a 2 anni, sempre per la questione di memoria cellulare, dopo un anno gli rifaccio fare comunque il test, e poi a quel punto, se abbiamo ottenuto e abbiamo stabilizzato quelle che erano le sue problematiche, lo lascio sempre dicendogli: nel momento in cui riperdi l'equilibrio e nonostante le indicazioni che ti ho dato non riesci a ritrovarlo, è il momento di rivedersi e risentirsi. Questo io sono stata breve e concisa, questa diciamo è la mia testimonianza, senza entrare nel caso specifico, ma cercando di mettere insieme in relazione quelli che sono i dati che ricevo dal test. Chiaramente per ognuno è un programma e quindi un approccio ad personam, non in quanto tengo conto molto dell'anamnesi e di quelle che sono anche i suoi disagi maggiori, cercando di dare una priorità e mettere in relazione la priorità del paziente con i suoi disagi con le panoramiche, con gli aspetti chiave che ricevo dalla panoramica e da quelle che sono poi le indicazioni specifiche dei punti chiave. Parecchio intervengo con l'alimentazione, anche lì andandoci, a meno che non sia il paziente stesso a dire voglio un cambiamento radicale, allora resta più facile essere più interventisti, altrimenti per esperienza personale mi accorgo che se do troppe informazioni tutte insieme, per il paziente riceverle è più deleterio, che più negativo diciamo che utile. Giorgio, a te la parola, dimmi se devo integrare qualcosa. No, meraviglioso, grazie. Io volevo aggiungere che alla scuola di alta formazione la volta scorsa avevi proprio presentato 2400, una casistica su 2400 persone fatta no, in confrontata con i casi anche di hai anche una figlia medico, quindi molto brava. Tra l'altro allopatica, lei ora sta seguendo nelle USCA, sta seguendo i pazienti Covid, quindi diametralmente opposta al mio approccio, però poi c'era questa congruenza
E racconta un po' la tua esperienza, magari in pochi minuti di questo Beh. studio, può essere utile. Che poi se lo Avevo volete ce utilizzato. l'abbiamo, insomma, in PDF da mandarglielo. Avevo utilizzato i dati di mia figlia, mi sono fatta aiutare da mia figlia a reclutare quei dati nella gestione del diabete di tipo 2, del diabete alimentare. E io avevo, invece avevo comparato quindi quelli che erano i dati, i casi clinici di mia figlia con i dati clinici dei pazienti che io avevo seguito. E si era visto con tutti gli step a 1 mese, a 3 mesi, a 6 mesi, e si era visto che sia i pazienti trattati con metformina che i pazienti trattati, quindi poi senza metformina, correggendo assetti alimentari e quelle che erano le carenze o gli eccessi, i risultati alla fine erano quasi uguali, cioè erano leggermente migliori i miei e c'era una complianza all'inizio del paziente, era meno compliante il mio, quindi ho avuto maggiori difficoltà perché l'altro dovevano soltanto assumere il farmaco, quindi era chiaramente più compliante. Però poi alla fine del risultato era risultato leggermente migliore il mio, cioè ero riuscita a stabilizzare il paziente tenendo sotto controllo la glicemia nei vari momenti della giornata, la curva glicemica ovviamente, e senza l'uso di metformina. Con pazienti con parametri simili, quindi diciamo glicemia a digiuno, insulinemia, peso, avevamo cercato di mettere pazienti insomma, che avessero delle similitudini forti per poter avere dei dati poi oggettivi. Grazie, grazie Mitiana, grazie per il tuo ennesimo contributo, supporto, complimenti a te Anita per il lavoro Grazie. che state facendo, anche perché hanno un approccio interessante, cioè oltre a fare il test hanno proprio una cura dei pazienti veramente unica, dico, perché pochi riescono a fare quello che fate voi dopo avergli fatto il test. Riuscite veramente a seguirli nella maniera giusta, subito dopo 2 giorni li richiamate, una settimana, cioè gli state proprio dietro, tutto a protocollo, questo complimenti ed ecco perché poi naturalmente le persone prendono fiducia perché sono anche seguite, quindi S-Drive diciamo tra virgolette fa i miracoli, ma da solo non può nulla, insomma, ha bisogno poi di un approccio e di una consapevolezza che è importante anche nella seguire i pazienti. Quindi grazie di cuore, Mitiana, complimenti. Grazie Grazie a a te, grazie a te, tutti Anita, a voi. tutti. Grazie. Allora, tra l'altro, incredibile, siamo 10 minuti in anticipo sui tempi, una cosa meravigliosa. Mai successo, Massimo. Nonostante tu abbia sforato di mezz'ora, come sempre, lo Ma sapevi che sarebbe andata così. No, sì, perché scherzo. Ah, bene, bene, bene. Vuol dire che finiremo un po' prima, o magari mi dilungherò di più io, ma no, non vi preoccupate, non sarà così. E no, lasciateci questa slide a questo punto, dato che c'è, lasciamocela pure. va bene, Prego. allora parola Massimo Spattini, anche lui non ha bisogno di presentazioni, insomma uno degli opinion leader in Italia nel campo della nutrizione e della medicina anti-aging, e quindi è un piacere poter darti la parola per la tua esperienza clinica con S-Drive, eccetera. Grazie. Lascio che posiziono meglio la telecamera. Sì, è a posto. Perfetto, no, va bene, eh? Cosa così. Sì, Va vai. bene, allora mi presento io, visto che non mi hai presentato, cioè No, nel ti ho senso che... presentato io adesso, ecco. No, lo so, no, mi hai presentato, però preferivo specificare un pochino le mie aree di Ah, competenza, proprio per magari, grazie. dato che devo parlare del mio approccio clinico, è giusto che dica anche in che misura io ho un determinato approccio, date determinate competenze.
sono medico chirurgo, sono specializzato in scienze alimentazione e in medicina dello sport e successivamente ho acquisito delle certificazioni in America in medicina anti-aging. Siamo solo in due medici operanti che hanno questo tipo di qualifica con la A4M, American Academy of Anti-Aging and Regenerative Medicine, e anche la certificazione in medicina funzionale con l'IFM, cioè l'Institute of Functional Medicine, sempre USA. Quindi fondamentalmente la mia area di competenza è abbastanza vasta, nel senso che è un approccio integrato nei confronti della persona e quindi non mi limito all'aspetto nutrizionale o all'aspetto appunto dell'attività fisica, neanche solo all'aspetto meramente anti-aging che potrebbe essere visto come un approccio finalizzato a un discorso estetico o magari semplicemente ormonale, considerando le terapie magari ormonali sostitutive che eventualmente vengono praticate nell'anti-aging, ma appunto avendo la visione della medicina funzionale, che fondamentalmente è quella visione olistica che vuole considerare l'organismo come un insieme di organi e non il singolo organo, cioè una medicina organicistica che va a cercare il problema di un organo e cerca di risolvere curando magari solo quell'organo, ma siccome tutti i nostri organi sono correlati l'uno con l'altro, ovviamente ci deve essere un approccio che tenga conto di questa stratificazione di intervento e non un approccio lineare. Ovviamente, dato proprio già questa mia visione, non mi è stato difficile subito prendere in considerazione come, diciamo, supporto, io definirei appunto diagnostico, oppure che aiuta una diagnosi, l'S Drive. Tra l'altro, in un momento in cui io, anche per un mio percorso, diciamo, non voglio ancora definirlo di studi, ma di interesse, mi ero avvicinato a quello che riguarda la fisica quantistica, che sinceramente è un aspetto anche molto interessante, così semplicemente anche dal punto di vista, non dico della straordinarietà di queste cose, ma anche perché per motivi personali miei, Giorgio li conosce bene, mi sono trovato, diciamo, a sperimentare su me stesso la validità di un approccio legato appunto alla fisica quantistica, che è quello della semeiotica biofisico-quantistica che è portata avanti dal grande Sergio Stagnaro. E ovviamente questa esperienza vissuta sul campo non poteva rimanere così in un cassetto, e quindi poi sto seguendo un percorso, sono ancora tanto tanto indietro, un percorso che poi si è un po' fermato anche con questo discorso del Covid, che per cui i corsi diciamo ad personam non si sono più fatti, appunto nell'ambito della semeiotica biofisica quantistica. E quindi questo, diciamo, mia visione, diciamo, legato a una certa apertura mentale, che tra l'altro ho anche, diciamo così, sviluppato, perché durante questo mio percorso di acquisizione di competenze, di studi, di titoli, ci sono anche 2 anni di medicina cinese e 2 anni di omotossicologia che non mi hanno portato a completare, raggiungendo le eventuali certificazioni, mi hanno però senz'altro aperto la mente in una visione che è proprio quella legata all'energia, al concetto dell'energia. Quindi torniamo a S-Drive. S-Drive, quando è arrivato, non ero completamente impreparato a uno strumento che senz'altro poteva sembrare una cosa molto strana. E quindi poi, dato il rapporto di estrema fiducia, amicizia con Giorgio da tantissimo tempo, ovviamente l'ho subito preso in considerazione. Io credo di essere stato uno dei primissimi al quale tu hai presentato questo apparecchio, che mi ricordo ti era stato presentato in una fiera all'estero, dove tu eri dato contatto con questi, diciamo, di queste persone che lo stavano proponendo, e tu subito in maniera entusiasta, avendolo provato e condividendo nei concetti, ne sei diventato poi il distributore qua in Italia. E quindi ho subito iniziato, diciamo, a farlo all'inizio, sinceramente, magari non sapendo neanche come veramente poteva essere utilizzato questo test. Giorgio ha cominciato poi a fare vari corsi di formazione, alcuni dei quali io ho partecipato, altri ho mandato dei miei assistenti che lavorano con me in studio per approfondire ulteriormente appunto l'aspetto pratico dell'utilizzo di questo test. E senza dubbio devo dire che io
nell'ambito della mia metodologia di lavoro ho inserito immediatamente questo test, appunto. Io ho ormai al mio attivo senz'altro tanti di questi test, magari non come alcune persone che ho sentito precedentemente, anche perché una mia prima visita dura circa 3-4 ore, perché non è una semplice visita, è un check-up completo dove c'è un approccio, diciamo, a parte l'anamnesi, che si basa anche su tantissimi test, quindi è un check-up fondamentalmente, dove io faccio anche test genetici, per esempio, test delle intolleranze alimentari classici, test per valutare la heart variability, cioè la variabilità cardiaca, quindi vedere il livello di stress, test per vedere il livello di radicali liberi, test per vedere la stiffness a livello arterioso, test motori per vedere appunto la capacità cardiovascolare, la forza, il grado di elasticità, test posturali, quindi veramente noi ribaltiamo il paziente, noi perché mi avvalgo di collaboratori, ribaltiamo il paziente come un calzino e quindi dopo siamo in grado di diciamo intervenire in maniera molto personalizzata, anche perché poi questa persona viene portata a noi con tutta una batteria di test, cioè di test, di esami ematochimici precedentemente fatti, molto completa, e quindi questo, diciamo, ci permette appunto la personalizzazione. E immediatamente quando ho inserito questo test nella batteria dei miei test, ho visto delle situazioni che potevano essere apparentemente conflittuali. Ah, un'altra cosa, innanzitutto, ci tenevo a dire, proprio nella logica della compressione, credo di poterlo dire, della compressione di come funziona questo test secondo i concetti della fisica quantistica. E ovviamente io, avendo comunque una formazione medico-scientifica e quindi cercando sempre di verificare con prove, un po' come San Tommaso che non ci mette il naso, quando ho avuto in mano questo test ho voluto fare delle verifiche. E una delle verifiche che ho fatto per vedere la validità del test era fare il test a una persona, a me stesso, diciamo, ho preferito farlo subito a me stesso, e ripeterlo dopo poco. Perché, come sapete, nell'ambito della medicina il concetto della ripetibilità del test è fondamentale per accreditare e invalidare un test. Se io lo ripeto e il risultato è uguale, vuol dire che fondamentalmente questo risultato è corretto. Ebbene, vi devo dire che nel caso di S-Drive non è così. Ma questo però non vi deve far pensare che allora il test non è valido, perché ci sono presupposti diversi. È stato già detto precedentemente che il test S-Drive non segue praticamente i partner, quelli della normali, cioè che sono appunto quelli della biochimica, ma la biologia quantica non segue praticamente una procedura che possiamo definire e dei comportamenti lineari, ma in realtà è in continuo, diciamo, iter, e viene modificato continuamente momento per momento, anche secondo per secondo. E possiamo dire, per estremizzare un concetto che potrebbe sembrare più fantascientifico, ma che chi conosce la fisica quantistica magari non lo è così fantascientifico, è come se in realtà noi, ogni volta che ripetiamo il test, entrassimo in una dimensione parallela, che è comunque altrettanto vera e valida. E quindi, nel momento in cui noi abbiamo quel tipo di informazione, quella è un'informazione che ci può dare una linea guida, e seguendola noi avremo ottimi risultati comunque. È un po' come dire che tutte le strade portano a Roma. Ho fatto questo incidit come, diciamo, mia considerazione riguardante la fisica quantistica, di cui io sono proprio un novellino, però per farvi capire che certi, diciamo,
diciamo così, certe critiche che possono essere fatte a S-Dry perdono di valore nel momento in cui questo test non segue i normali parametri della medicina convenzionale. Un'altra cosa che ho dovuto affrontare è appunto, per esempio, il fatto che questo test indica, come vedete, riepilogo delle limitazioni alimentari, determinati alimenti che non dovrebbero essere assunti per almeno 90 giorni. Siccome io contemporaneamente faccio il test delle intolleranze alimentari che utilizza l'ELISA test, cioè praticamente vanno a vedere se ci sono degli anticorpi IgG specifici nei confronti di quell'alimento, ebbene, spessissimo, cioè anzi quasi sempre, non c'era, diciamo, corrispondenza fra le limitazioni alimentari segnalate dall'S-Drive e quelle delle intolleranze alimentari. E quindi questo poteva creare un po' di confusione un po' nei confronti del paziente o dell'operatore che eventualmente non ha capito ancora bene il meccanismo di questo device. Questo perché il test S-Drive praticamente identifica delle incompatibilità che non sono legate alla produzione di anticorpi e quindi non a livello biochimico, ma a livello appunto energetico. È come se noi praticamente avessimo un record che ci indica che questi alimenti che ci vengono indicati come alimenti vitali fondamentalmente hanno un livello, hanno una frequenza elettromagnetica che è dissonante con la nostra frequenza elettromagnetica, che viene registrata dai capelli che mettiamo sull'apparecchio. Quindi, essendo nel server in Germania registrato tutte le frequenze elettromagnetiche di tutti i vari alimenti, se uno di questi alimenti ha una frequenza elettromagnetica che è dissonante con la nostra, ce lo segnala. Ci dice: è meglio che questo alimento per un po' non lo prendi, perché squilibra il tuo sistema energetico, perché è dissonante. È come se noi mettessimo un diapason che vibra con una frequenza elettromagnetica, con una frequenza diversa, vicino a un altro diapason, e ne altera, come sapete, la vibrazione, la frequenza di vibrazione. E quindi questo è l'interpretazione di questo test. E quindi questo test io senza dubbio l'ho inserito e piano piano, frequentando i corsi di Giorgio, ma soprattutto integrando anche, diciamo così, i report degli altri test che io faccio, ho imparato a capirne il funzionamento. In maniera specifica, un aspetto molto interessante appunto di questo test è proprio quel riepilogo che c'è all'inizio, che qui vedete per esempio, dove qua viene segnalato sistema adrenergico, equilibrio microbico intestinale, sintesi proteica e metabolismo di zuccheri. Ebbene, qui viene già data un'indicazione di qual è quel sistema organico che tendenzialmente nel nostro organismo è già squilibrato. Non vuol dire che noi abbiamo una patologia, non vuol dire che se c'è metabolismo di zuccheri dobbiamo avere già il diabete, ma vuol dire che c'è uno squilibrio energetico che, se non trattato, può arrivare a uno squilibrio funzionale, e la medicina funzionale si cura proprio di riequilibrare gli squilibri funzionali, togliendo ciò che squilibra e fornendo ciò che contribuisce a riequilibrare, e che, se appunto non trattati questi squilibri, possono poi esordire nella malattia conclamata vera e propria. Ebbene, in questo riepilogo, avendo appunto trattato tanti ormai soggetti, non dico così tanti come casi visti precedentemente, perché in linea generale io vedo circa 5 persone, 5 pazienti nuovi alla settimana, perché una mia visita alla fine dura circa 3-4 ore, io visito solo tendenzialmente mezza giornata, dedico all'ambulatorio, perché l'altra mezza giornata la dedico allo studio, al fatto di scrivere libri,
alla quale ormai mi sono appassionato, e frequentare corsi anche online in Italia, all'estero anche ovviamente online in questo periodo, e quindi così ho strutturato, e oltre anche dedicare tempo alla cura del mio corpo, perché la congruenza è anche quello. Cioè, se noi dobbiamo predicare che dobbiamo fare attività fisica perché l'attività fisica è fondamentale per la salute, se noi diciamo che dobbiamo anche dedicare tempo alla gestione dello stress e quindi per esempio fare meditazione come tecnica di gestione dello stress, dobbiamo poi farlo. Però per fare attività fisica quotidianamente ci vuole del tempo, anche perché bisogna fare attività aerobica, bisogna fare attività di potenziamento, bisogna fare attività posturale, a una certa età è fondamentale anche fare attività di allungamento per migliorare la rigidità sia articolare che muscolare che sopravviene, perché noi diventiamo progressivamente più rigidi in tutto il nostro corpo, e anche la meditazione, perché se dobbiamo fare meditazione dobbiamo dedicare del tempo alla meditazione. Io mi alzo tutte le mattine alle 6:30, faccio subito un programma di meditazione guidata che del mio caro amico, del nostro comune amico Walter Nudo, che fornisce un programma che a me piace molto, di meditazione guidata, alla quale tutti possono accedere gratuitamente iscrivendosi al suo club della rivincita. E poi dopo vado in palestra, dove faccio appunto esercizi di stretching, di allungamento del core, della postura, e poi faccio anche una mezz'ora di attività aerobica sulla bicicletta orizzontale, dove ne approfitto anche per studiare. E poi alla sera faccio circa un'ora di allenamento con i sovraccarichi, cioè con i pesi fondamentalmente. Quindi vedete, tutto questo richiede del tempo. Ecco, quindi, però comunque ormai da tanti anni ho senz'altro acquisito una determinata esperienza e ho visto come praticamente questo famoso riepilogo veramente trova poi delle corrispondenze nell'anamnesi, nella clinica del paziente e anche nei test genetici del paziente. Perché c'è questa grande diatriba, no? Tra genetica e epigenetica, come se fossero due aspetti contrapposti. C'è chi punta sulla genetica, chi punta sull'epigenetica. No, è sbagliato. Sono fondamentali entrambi. Noi ovviamente nasciamo con i geni che ci hanno lasciato i nostri genitori, e io difatti dico che noi nasciamo come siamo, cioè noi nasciamo con i geni che abbiamo, ma diventiamo soprattutto come mangiamo, come beviamo, come ci muoviamo, l'attività fisica, come pensiamo, e questo è l'effetto dell'epigenetica. Quindi, però, comparando appunto questi test che faccio, oltre anche a questo panel così ampio di test ematochimici che faccio, veramente vedo dei grandi riscontri. Cioè, per esempio, adesso ce ne sono, dopo citeremo anche tutti questi aspetti dei sistemi che emergono dalla valutazione dell'SDRI per quanto riguarda i sistemi d'organo o i sistemi, diciamo, metabolici del nostro organismo. Partendo da quelli che qui sono evidenziati in questo test, vediamo per esempio il sistema adrenergico. Ebbene, il sistema adrenergico io lo vedo spessissimo alterato, soprattutto negli individui che sono in una condizione di stress cronico prolungato. Okay? Quindi in questi individui praticamente si arriva ad un'alterazione della produzione anche degli ormoni a carico delle surrenali, quindi anche adrenalina, noradrenalina, legati appunto allo stress. E quindi ho verificato come ci sia una notevole corrispondenza, tra l'altro, tra i test che io faccio di valutazione dello stress, oltre a quello che vi ho già detto, basato sulla heart variability, cioè sull'esame della variabilità cardiaca, che esprime un'eventuale coerenza tra il respiro e il battito cardiaco, che è indicativa di un equilibrio tra il sistema simpatico e parasimpatico. Se una situazione è stressata, prevale l'attivazione del sistema simpatico.
e viceversa il sistema parasimpatico, che è quello rilassante, viene scarsamente attivato, anche con esercizi di respirazione controllata, quando una persona è molto stressata non riesce ad attivare il parasimpatico e rimane in attivazione del simpatico. Rimanere sempre con attivazione del simpatico ovviamente più facilmente porta a problematiche, che sono quelle dell'ipertensione, perché ovviamente l'attivazione del simpatico causa l'ipertensione e porta anche a problemi cardiovascolari, ovviamente. Ma oltre a questo, io quando c'è una situazione o dagli esami anatochimici o dall'arthralarity o anche da questa indicazione, io tendo a fare un altro test, che è quello dello stress profile, che è la valutazione del ritmo circadiano del cortisolo, che si fa sulla saliva, valutandolo in quattro momenti della giornata, che è molto importante, perché la semplice valutazione del cortisolo ematico, che è già indicativa, che normalmente non fa nessuno, perché quando si fanno gli esami, ma al massimo per quanto riguarda gli esami ormonali, si va a vedere la tiroide, come se fosse l'unica ghiandola endocrina. Rarissimamente c'è qualcuno che va a vedere il testosterone negli uomini, estrogeni e progesterone magari nella donna, ma li fanno più in situazione premenopausale. Quasi nessuno fa la valutazione della funzionalità surrenalica. E quindi andando a vedere il cortisolo, o il DEA e il deipropiandrosterone, o la CTH, che è l'ormone ipofisario che stimola la produzione di ormoni surrenalici. Quasi nessuno. Ovviamente già avere un esame del sangue, o anche ancora meglio sarebbe nelle urine, la raccolta delle 24 ore, ci dà delle indicazioni, che però poi dopo devono essere confermate dal test salivare, perché in realtà il cortisolo nella saliva è quello realmente biodisponibile, è quello libero, è quello che ci dà realmente l'indicazione del nostro stato a livello appunto di cortisolo. Quindi vi posso dire che assolutamente incrociando tutti questi test c'è una notevolissima congruenza, quindi mi ha sempre di più confermato la validità di questo test. Equilibrio microbico intestinale. L'equilibrio microbico intestinale è una delle, diciamo, delle problematiche insieme agli squilibri intestinali che emerge più spesso, perché l'equilibrio microbico intestinale ovviamente è legato a un'alimentazione scorretta, e purtroppo che si dica, che si continui a cercare di insegnare, eccetera, la maggior parte delle persone mangia male, mangia troppi cibi raffinati, junk food, eccetera, eccetera. Tra l'altro, sull'equilibrio microbico intestinale interviene anche a sua volta a livello di stress, quindi non è strano trovare proprio queste situazioni in contemporaneo, perché c'è un asse bidirezionale tra cervello e intestino. Il cervello influenza la funzionalità intestinale. Noi sappiamo come certe espressioni, tipo mi sono dalla paura, quindi una certa mobilità intestinale legata a un, diciamo, un fenomeno di tipo psichico a livello del sistema nervoso centrale, e bidirezionale, perché come dicevo prima, il cervello influenza l'intestino, ma l'intestino influenza anche il cervello. Persone con stitichezza, che hanno problemi di disturbi dell'umore, sappiamo che il 90% della serotonina prodotta nel nostro organismo viene prodotta a livello intestinale. Sappiamo come il vago, che è quel nervo che mette in collegamento l'intestino e il cervello, sia importantissimo nella regolazione anche appunto del metabolismo della serotonina. Quindi anche l'equilibrio microbico intestinale è che spessissimo troviamo alterato, oltre all'utilizzo magari di farmaci e l'utilizzo spropositato di antibiotici, ovviamente, per prima cosa ci viene in mente, ma anche di inibitori di pompa protonica, che comunque sono in grado di favorire disbiosi intestinali, appunto intolleranze alimentari, e potremmo andare avanti per ore solo a parlare di questo. Sintesi proteica
Ebbene, la sintesi proteica indica probabilmente delle problematiche a livello o anche di alimentazione, cioè nel senso che se una persona ingerisce troppe poche proteine, e questo io l'ho già visto, questo dato, in alcuni vegani che facevano alimentazione realmente ipoproteica, ma comunque lo possiamo vedere anche in persone che hanno degli squilibri ormonali, quali per esempio anche quelli legati al testosterone, al GH, che sono ormoni anabolici, che se sono in carenza si traducono con un deficit della sintesi proteica, o viceversa con un eccesso di corticosteroidi, cioè del cortisolo. Che in questo caso, questo individuo probabilmente ha appunto un problema di ipercortisolismo, è legato a una problematica di stress surrenalico, quindi adrenalina, cortisolo, che si traduce con un eccesso di cortisolo o anche di adrenalina che quando è in eccesso è catabolica, quindi ormoni catabolici. Metabolismo degli zuccheri, sì, non è magari un diabetico, però facilmente troviamo che c'ha una glicemia comunque che è alta. Per me glicemia alta è già una glicemia sopra i 90, sopra i 95. Diabete viene detto sopra i 120, ormai nel range di laboratorio spesso viene messo 100 come limite oltre al quale viene messo l'asterisco, ma non è che se uno c'ha 98 a posto e 601 è un problema. Quindi ovviamente metabolismo degli zuccheri, anche questo è correlato probabilmente al problema del cortisolo, perché una situazione di stress in eccesso causa un'iperproduzione di cortisolo, l'ipercortisolismo induce un'iperglicemia, perché il cortisolo è un ormone iperglicemizzante. Esiste addirittura il diabete da stress, che non è così raro, che deve essere preso in considerazione. Quindi vedete come appunto tutti questi aspetti, poi appunto ne voglio citare degli altri che mi sono scritto da non dimenticare, che appunto possono emergere nelle varie situazioni nel riepilogo, per esempio il sonno, e anche tranquillamente ci sarebbe potuto essere anche il sonno in questo caso, se problematiche di sonno potevano essere alla causa di cosa? Del un eccesso di cortisolo, perché sappiamo che se si dorme poco e male viene prodotto più cortisolo, ma se si dorme poco e male viene anche prodotto meno GH, che è l'ormone della crescita, viene anche prodotto meno testosterone. Quindi la problematica del sonno spesso è una problematica che è correlata anche a questi aspetti, o che comunque, se evidenziata a prescindere, spessissimo trova riscontro nella pratica. È incredibile come quando appunto l'S-Drive dice problemi di sonno, dice ti ha beccato, perché proprio quella persona lì confessa di avere notevoli problemi di sonno. E problemi di energia, spesso appunto c'è anche questa voce, problemi di energia. Anche questa è una voce che c'è con una certa frequenza, perché la stanchezza anche, diciamo, è uno dei problemi che oggigiorno sono più frequenti, più riscontrabili, cioè nelle persone. Cioè la gente viene in ambulatorio e dice ma io non vorrei fare, vorrei sì, alla dieta per avere un fisico migliore, per essere più in forma, però soprattutto vorrei avere più energia, perché sono tutti stanchi, ok? E ovviamente il problema dell'energia è un problema che poi va analizzato. Spessissimo il problema di energia parte da un problema di disfunzione mitocondriale, perché sappiamo che i mitocondri sono quegli organi che producono ATP, che è la molecola energetica per eccellenza. Quindi se noi avremo problemi di energia sarà giusto andare a vedere che cosa può essere alla base, per esempio, della disfunzione mitocondriale, per esempio la carenza di antiossidanti e quindi la prevalenza di uno stress ossidativo, che anch'esso può emergere tra, diciamo, i sistemi che vengono valutati nel riepilogo. Quindi è molto importante avere questi dati che ci permettono di cercare già di lavorare in una determinata direzione.
Il calo di energia può essere legato anche a un deficit ormonale e quindi può essere, se c'è magari in concomitanza anche uno squilibrio ormonale, si orienterà più verso uno squilibrio ormonale, perché sappiamo come per esempio un problema di ipotiroidismo è legato a una situazione di astenia, di stanchezza, anzi normalmente è una delle prime cause imputabili per la stanchezza, l'ipotiroidismo, assieme all'anemia. E allora magari ci può essere utile vedere poi nel report dei minerali se c'è una carenza di ferro o di B12, eccetera, che è un fattore fondamentale per l'eritropoiesi, cioè la formazione dei globuli rossi. Quindi ci dà delle indicazioni che ci indicano che cosa andare a guardare soprattutto, ma anche una situazione di stress cronico protratto può favorire situazioni di stanchezza, quando lo stress cronico protratto sfocia non più in un ipercortisolismo, cioè cortisolo alto, ma un ipocortisolismo, cortisolo basso. Questo per due motivi: uno, per una cosiddetta adrenal fatigue, cioè insufficienza surrenalica, cioè le surrenali fanno fatica dopo tanto tempo e tanto sforzo a produrre cortisolo in insufficienza, oppure per un adeguamento funzionale dell'organismo che dice stop, non posso permettere di produrre tanto cortisolo per così tanto tempo, perché il cortisolo è un ormone catabolico, un ormone che mi brucia il cervello, mi crea uno scempio, cioè l'estrangimento dell'ippocampo, perdo la memoria, perdo le capacità cognitive. Meglio avere il cortisolo basso, che vuol dire poca energia, che vuol dire andare piano piano, ma non avere dei problemi così devastanti. È un po' come quando, io faccio sempre questo esempio, la macchina ha un problema nel motore e si innesca praticamente quel sistema che non ti impedisce di andare sopra un certo regime di giri e la tua macchina non va più di 80 all'ora. In questa maniera tu non corri il rischio di grippare il motore e andando piano piano puoi andare all'officina meccanica dove magari riparano il guasto. E quindi in questo caso l'officina meccanica è il medico con le giuste competenze, che se tu hai un'insufficienza surrenalica con ipocortisolismo, con le adeguate misure aiuterà a ripristinare la tua normale funzionalità surrenalica. Quindi vedete come appunto tutte queste valutazioni che emergono nel clinico sono importantissime. Un altro sistema che viene valutato è il sistema muscolo-scheletrico. Sistema muscolo-scheletrico, che io ho visto come frequentemente quando emerge questo riepilogo, il problema del sistema muscolo-scheletrico, mi trovo di fronte a persone che hanno problemi di dolori articolari, magari hanno anche segnalato un riepilogo dove c'è anche un livello elevato di infiammazione, hanno problemi articolari, se non anche problemi muscolari, eccetera. Sistema cardiovascolare, ovviamente il sistema cardiovascolare molto importante perché per ovvi motivi. E anche in questo caso c'è spessissimo una correlazione con situazioni di familiarità, di problematiche a livello cardiovascolare, per esempio, quindi parenti, genitori che hanno avuto un infarto. Ho fatto poco accenno ai test genetici, poi lo farò anche accenno ai test genetici. Anche con i test genetici si vede, per esempio, se c'è una propensione a rischio cardiovascolare. E spesso c'è questo tipo di corrispondenza. Magari troviamo dei livelli di omocisteina alta e quando andiamo a vedere le vitamine magari vediamo che abbiamo una carenza di B6 o di B12. Quindi abbiamo delle indicazioni molto importanti proprio perché ci permettono di intervenire in una specifica direzione, pur sempre avendo un approccio il più possibilmente, diciamo, globale, che abbia una visione globale. Sistema immunitario di grande interesse oggi, dato che c'è il problema del Covid, e quindi avere un sistema immunitario forte è importante. E il sistema immunitario, spesso quando io vedo una persona che ha nel riepilogo segnalato il sistema immunitario, quando gli faccio l'anamnesi, emerge quasi sempre che è una persona più predisposta
a contrarre infezioni a livello del HERT, del tratto respiratorio alto, come raffreddori, per esempio, semplicemente, ma anche magari laringiti e magari anche scendendo nel tratto respiratorio, bronchiti, eccetera. Quindi, sistema immunitario. Mi è particolarmente utile, ovviamente, questi vari report, proprio per motivare il paziente, perché nel momento in cui lui acquisisce la consapevolezza che veramente c'è una diagnosi che ti identifica, lui ne prende atto, ne prende conoscenza e quindi molto più facilmente poi dopo si atterrà a delle indicazioni. Un report che mi aiuta molto a dare indicazioni in merito a seguire determinati stili di vita è proprio quello che riguarda il sistema immunitario. Perché ho detto prima che noi diventiamo quello che mangiamo e noi inutile che parliamo dell'importanza dell'alimentazione, anche se purtroppo in realtà dovremmo parlarne, perché se andiamo a vedere il carrello della spesa della maggior parte delle persone oggi è drammatico, e quindi direi che non bisogna stancarsi mai di parlare di corretta alimentazione. È ovvio che nel momento in cui ce lo diciamo fra di noi serve relativamente a poco, perché lo sappiamo. Bisogna cercare di comunicare all'esterno, comunicare alla gente normale. Questi mass media non ci aiutano, anzi sembra che ci sia un po' una certa resistenza a dare questo tipo di informazioni e purtroppo anche la gente fa fatica a sentirsi dire, perché vogliono pensare che l'alimentazione non c'entri un tubo con lo stato di salute, tanto meno con il sistema immunitario, e quindi possono e pensano e vogliono poter pensare di mangiare quel cavolo che ne hanno voglia, soprattutto in questo periodo dove magari i livelli di stress data la situazione sono alti, e quindi pensano che concedersi comfort food, che poi alla fine sono i cibi ricchi di grassi, zuccheri, eccetera, sia a loro dovuto, senza creare nessun problema, cosa che invece non è così. Stavo dicendo, nell'ambito del report del sistema immunitario, un'indicazione molto importante che mi permette di dare un'indicazione forte per quanto riguarda appunto gli stili di vita è, come dicevo prima, l'alimentazione, ma anche l'idratazione, l'assunzione di acqua. Perché questo è un aspetto veramente sottovalutato, quando invece noi sappiamo, o dovremmo sapere, che circa il 70% del nostro corpo è fatto di acqua. Quindi capite come già una situazione di disidratazione si riflette con un malfunzionamento del nostro sistema organico in genere e soprattutto del nostro sistema immunitario. L'acqua è il primo e più potente antinfiammatorio. Con l'acqua spegniamo gli incendi. È un'analogia che sembra stupida, ma è reale. Cioè, quando c'è un'infiammazione, la prima cosa che si verifica è l'edema. Cioè, vuol dire un aumento di tensione idrica, perché l'acqua ha un effetto che tende a contenere l'infiammazione. Quindi l'acqua è fondamentale, ok? Ma non è fondamentale solo la quantità d'acqua, è fondamentale anche la qualità dell'acqua. Se per tutti voi è chiaro che è importante la qualità del cibo, non è la stessa cosa un cibo biologico, organico, e un cibo invece industriale, raffinato e non biologico. E come non è la stessa cosa mangiare appunto cibi raffinati, merendine ricche di acidi grassi, trans, mangiare invece cibi naturali più frutta e verdura, dovete capire che appunto altrettanto si deve ragionare per l'acqua. Quindi è importante un'acqua di qualità. E come deve essere un'acqua di qualità? Deve essere un'acqua fondamentalmente scevra di impurità. Quindi già l'acqua in plastica ricca di bisfenolo, ftalati, è già foriera di sostanze nocive per la salute. Ma ormai quasi tutti usano l'acqua in plastica. L'acqua del rubinetto di casa nostra, sì, ci può essere, e può essere scevra di batteri, eccetera, ma senza dubbio avrà delle impurità legate, come minimo, i fluoruri, i cloruri, ma anche le impurità che vengono rilasciate dalle tubature. Quindi l'importanza di avere invece un depuratore in casa che ci possa fornire un'acqua che sia pura. E a questo punto l'ideale è avere un depuratore che sia in grado di fornire anche un'acqua con caratteristiche particolari. E mi riferisco a un'acqua che io porto avanti, che è l'acqua ADO, Dietacom by ADO, che è un'acqua che io appoggio e inserisco nel mio protocollo nutrizionale Dietacom,
perché la utilizzo anche in maniera personalizzata, proprio perché è un device che può rendere l'acqua alcalina o neutra, e noi sappiamo che l'alcalinizzazione prevalentemente deve essere supportata nella seconda parte della giornata, quando c'è la prevalenza del sistema simpatico, invece in mattinata ci sta anche una situazione un po' acida. Poi ovviamente tutto deve essere interpretato soggettivamente, perché se è troppo acido è bene che prenda l'acqua alcalina anche al mattino, e quindi io questo tipo di valutazione la faccio tramite un test che mi identifica i morfotipi della dieta COM, che sono ipoallergenico, ipoglitico e misto, che trovano analogie anche con le classificazioni dei biotipi costituzionali dell'omeopatia, ma anche della medicina cinese, per cui c'è un approccio personalizzato, e anche l'uso dell'acqua può essere personalizzato, gestendola quindi in maniera alcalina o invece neutra, ma soprattutto quest'acqua è un'acqua idrogenata, arricchita appunto di ioni idrogeno, che hanno un potentissimo effetto antiossidante. E quindi è un'acqua che già di per sé stessa ha un effetto di modulazione appunto dello stress ossidativo, e ci sono degli studi che dimostrano la sua particolare efficacia in senso antinfiammatorio, ma in senso anche di aumento dell'energia. E sono stati fatti degli studi dove hanno visto la sua efficacia, per esempio, nelle problematiche legate anche a situazioni paragonabili alla sindrome di fatica cronica, perché ovviamente avere un effetto antiossidante contribuisce a un miglior funzionamento del mitocondrio, e da qui ovviamente ne deriva una maggior produzione di NADP e di energia. Quindi assolutamente questo test e questo report mi permette di sensibilizzare maggiormente le persone verso l'utilizzo di un'acqua che abbia particolare capacità riequilibranti, in questo caso antinfiammatorie e antiossidanti. Quindi vedete come, non mi dilungo sugli squilibri degli acidi grassi perché sono già stati trattati in maniera esaustiva da chi mi ha preceduto, e per esempio invece a questo punto andiamo a vedere, se vuoi possiamo vedere anche il report di tutti i vari, quello che c'è sotto credo nella slide successiva, dei vari, ecco esatto, delle varie categorie, quella sì, quella che avevi fatto vedere prima. Aspetta. È questa, vedete le varie categorie che vengono, diciamo, analizzate. Partiamo da quelle che legate all'aspetto nutrizionale. Mi sto dilungando un po' troppo, perché qua sennò vado avanti. No, vai avanti. No, perché sennò qua non rischio di andare avanti ancora un'ora. No. Qui è importante. È importante, come ti avevo detto, anche il discorso legato alle varie carenze di minerali, vitamine, no? Fare quel discorso. Stiamo arrivando adesso. Ecco. Stiamo arrivando adesso. Appunto. È quello di cui dobbiamo parlare adesso. Quindi, ovviamente, quindi questo aspetto del report che tiene in considerazione le varie categorie, partiamo da quelle legate all'aspetto nutrizionale e partiamo, per esempio, dalle vitamine. Ok. Allora, le vitamine, qua per esempio viene indicato la carenza di vitamine fondamentalmente del complesso B. Quindi ovviamente in questo caso è importante integrarle. Per esempio, fa molto facile anche vedere se c'è una carenza di vitamina B12 o B6, molto facilmente potremmo trovare anche dei livelli, nei test ematici, dei livelli di emocistina alta, e magari anche una problematica appunto a livello del sistema cardiovascolare. E allora, sempre in merito a queste indicazioni, a queste valutazioni che vengono fatte di queste categorie, anche qua possono emergere delle incongruenze rispetto ai test ematochimici. Per esempio, può emergere una carenza appunto di vitamina B12 e nell'eventuale test ematochimico questa carenza non c'è. Questo perché il test S-Dry va a vedere l'effetto della vitamina, cioè la sua funzionalità, e l'effetto della vitamina si estrinseca non tanto nella sua concentrazione nel sangue, ma nella sua reale concentrazione nella cellula, quindi nella sua biodisponibilità e capacità di entrare a livello cellulare. E quindi noi potremmo trovare un livello
indicazione di carenza nel test drive e invece nel test motoclinico no. Perché? Vi faccio un esempio di un caso clinico. Io avevo addirittura una paziente che aveva in cura da dei neurologi perché aveva dei grossi problemi a livello del piede, un problema considerato di tipo neurologico, per cui aveva fatto tutta una serie di esami, e tra questi esami emergeva un livello di vitamina B12 altissimo, 3 volte il livello massimo. Per cui quando poi era venuta da me in realtà era venuta per un approccio nutrizionale finalizzato a essere più in forma fisicamente, non tanto per questo problema, però ovviamente io una persona la guardo un po' nel suo complesso, nel suo, avendo, essendo stata prospettata questa situazione, gli ho detto, ma guarda, cioè, tra l'altro era stata operata anche, gli avevano aperto il piede per vedere se c'era un problema legato a questo dolore, se c'era un problema meccanico di compressione del nervo, eccetera, ma non c'era. Guarda, in realtà questo test mi fa supporre che tu abbia in realtà una resistenza recettoriale, cioè la vitamina B12 non entra nella cellula. Per cui tu, anche se hai dei livelli altissimi di vitamina B12 nel sangue, ma la vitamina B12 non entra nella cellula. E quindi tu hai una carenza di vitamina B12 che si traduce in una neuropatia, perché di fatti le neuropatie sono associate a carenza di vitamina B12, no? Quando c'è una neuropatia, tendenzialmente ti danno come supporto la vitamina B12 e l'acido lipoico, per esempio. E allora, e perché questa? Perché quando gli ho dato degli integratori, gli ho dato un multivitaminico, e diceva, no, la mia dottoressa che mi segue l'ha visto e ha detto che c'è della vitamina B12 in dosaggi relativamente bassi e mi ha detto assolutamente di non prenderla. In realtà il mio approccio fu no. E noi per bypassare questa resistenza recettoriale proviamo a caricare di più con la vitamina B12, tanto idrosolubile, al limite la eliminiamo con i reni. Vediamo cosa succede. Aumentando i dosaggi di vitamina B12, evidentemente siamo riusciti a bypassare, a andare oltre il limite recettoriale e questa persona ha evidenziato una regressione dei sintomi. Quindi vedete, lo stesso discorso lo possiamo fare anche per la vitamina D. Cioè, per esempio, tantissime volte io trovo una carenza di vitamina D nel sangue e non nell'S drive. E come? Nel sangue c'è la carenza di vitamina D perché l'S drive non lo segnala. Oppure trovo una carenza segnalata dall'S drive e non lo trovo nel sangue. E uno dice, ma come è possibile? Allora l'S drive non funziona. No, invece la situazione è questa. Io posso avere un livello ritenuto nei range, che è nei range di vitamina D nel sangue, ma se ho una resistenza recettoriale alla vitamina D, questa non entra nelle cellule. Ed S-Drive mi legge la funzionalità a livello cellulare delle vitamine e quindi ne evidenzia una carenza a livello cellulare. Quindi qua è il problema. Quindi, e allora anche in questo caso è opportuno dare comunque più vitamina D per forzare questo problema a livello recettoriale. Caso contrario, invece, abbiamo un livello basso di vitamina D nel sangue e l'S-Drive invece non ce lo legge, non ce lo indica. È perché la vitamina D, che necessita di tempo per essere stoccata, eccetera, per raggiungere determinati livelli, e evidentemente a livello cellulare è a un buon livello e finché ha un buon livello nella cellula, l'S-Drive non te lo legge come carenza. Ovvio che se io vedo già una carenza nel sangue, mi può far presupporre che più o meno a breve, medio e lungo termine io potrei avere la carenza anche a livello cellulare e quindi ovviamente questo mi porta a fare comunque un'integrazione, magari non particolarmente alta,
perché invece la SDRAE non mi indica la carenza specifica. Quindi vedete come il problema recettoriale è un problema veramente sottostimato. Tra l'altro è un problema che, come ho fatto prima l'esempio del cortisolo, ma la resistenza recettoriale c'è anche, tutti la conoscete per l'insulina, anzi diciamo che la maggior parte delle persone la conoscono solo per l'insulina, ma c'è anche per la leptina, no? Sapete la leptinoresistenza, no? Quando è stata scoperta la leptina, che è l'ormone della sazietà, si diceva abbiamo scoperto l'ormone antifame, daremo la leptina, abbiamo risolto il problema dell'obesità. Poi si è visto che gli obesi avevano già la leptina alle stelle, perché erano leptinoresistenti. Quindi la resistenza recettoriale c'è per una moltitudine di sostanze e per esempio c'è anche per il testosterone. E mi è capitato varie volte di vedere delle situazioni di persone con livelli di testosterone alti, ma con un'espressione fenotipica da testosterone basso. Cosa vuol dire? Glabri, senza barba, fisico un po' flaccido, femmineo, si allenavano coi pesi perché volevano mettere su muscoli e non ne vedevano l'ombra di muscolo. Questo perché esiste un problema recettoriale e il testosterone rimane fuori nel sangue e non entra nella cellula. Altri esempi, come interpretare queste cose, ma dopo il tempo non c'è e non vorrei anche creare troppa confusione, poi cercando di limitarmi un pochino di più a delle indicazioni eventualmente pratiche, anche se però io ritengo che sia veramente, ho capito l'indicazione pratica, ho capito avere una linea guida, ho capito che io voglio sapere che se è così devo far così, ma non è così, non è così. Non c'è un metodo lineare, non esiste nella medicina vera, tantomeno in questa legata alla fisica quantistica, l'ho già detto, bisogna partire da processi analogici, Bisogna partire dalla considerazione di sistemi integrati, stratificati e non lineari. Questo quindi ci deve portare continuamente a ragionare e non accettare un dato come tale e subirlo passivamente. Solo tramite un percorso analogico potremmo realmente capire quello che succede nell'organismo e poter attuare la strategia importante. Quindi, dicevo prima, se rimetti la diapo di prima meglio, così vedo sempre i vari, diciamo così, argomenti, i vari di considerazione, cioè le varie categorie, come vengono chiamate qua. Quindi, questo abbiamo visto per le vitamine, quindi per vitamina C. Vitamina C, ma come? Vitamina C me la indica bassa, ma ho preso un sacco di vitamina C. Beh, innanzitutto bisogna vedere che vitamina C c'è, c'è una vitamina che è biodisponibile, e poi ne hai presa un sacco per un sacco di tempo, l'hai recentemente sospesa, ebbene, però se tu la sospendi, quando prima ne prendevi tanta, prendendone tanta avevi attivato, avevi aumentato la formazione di enzimi che la disattivano, se poi abbassi il dosaggio anche se la stai prendendo, quegli enzimi te la disattivano tutto e tu sei come se fosse in carenza. Quindi bisogna valutare tutte le situazioni. Minerali, e anche per i minerali, appunto, è un mondo. Tendenzialmente la maggior parte di noi siamo quasi tutti carenti di zinco e magnesio, che fondamentalmente forse potrebbero essere integrati a prioristicamente. Però questo test ci dà delle altre indicazioni, anche della valutazione di altri minerali importantissimi, appunto, per l'equilibrio e il funzionamento, perché i minerali, oltre che avere una loro azione specifica, sono anche spessissimo dei cofattori enzimatici che favoriscono quindi il normale funzionamento delle reazioni biochimiche nel nostro organismo. Pensate che il magnesio entra in 400 reazioni biochimiche enzimatiche del nostro organismo. Quindi minerali, tra l'altro indicazioni anche un po' particolari di certi minerali. Il test a volte, anzi spesso, dà delle indicazioni di carenza di certi minerali che noi magari non prendevamo in considerazione, non conoscevamo, come il molibdeno o il litio. Ebbene, sono invece minerali importanti. E tra l'altro il litio, io lo trovo spesso un po' come carenza.
E spesso la carenza di litio la troviamo associata, per esempio, a delle problematiche di tipo umorale, cioè dell'umore, la tendenza alla depressione, alla malinconia, definiamola così, e quindi va preso in considerazione. Così come troviamo spesso carenze di selenio e silicio, che sono selenio importante anche come antiossidante, ma importantissimo anche per il sistema immunitario, il silicio per la salute dell'apparato osseo articolare, ma anche per la salute delle nostre arterie. Quindi la valutazione dei minerali è un altro elemento fondamentale che ci dà indicazioni. Tra le categorie, qua non è indicato perché evidentemente questa persona non aveva problematiche, c'è anche quella degli aminoacidi. Ebbene, anche qui eventuali carenze aminoacidiche sono assolutamente importanti da prendere in considerazione. Ho appena fatto l'esempio del litio, che può essere associato a problematiche di tipo umorale, ma anche una carenza di triptofano può trovare la stessa analogia, perché il triptofano è un aminoacido precursore della serotonina e la serotonina è l'ormone della serenità, del benessere. Noi sappiamo che quando ci sono problemi di depressione, ormai tendenzialmente i medici prescrivono dei farmaci che sono degli inibitori del reuptake della serotonina, cioè che quindi mantengono dei livelli di serotonina più alti. E quindi invece, se c'è una carenza di triptofano, è più facile avere una carenza di serotonina. Ma, tra l'altro, io ho visto una notevole corrispondenza. Adesso io non so questo soggetto qua che non aveva carenze aminoacidiche. Per esempio, io spesso l'assenza di carenze aminoacidiche le trovo in persone che sono prevalentemente sedentarie. Perché in linea generale, a parte i vegani che ho detto prima, ma la maggior parte delle persone del mondo occidentale che seguono un'alimentazione variegata consumano sufficienti proteine, anzi forse alcuni ne consumano anche troppe, essendo sedentari, e quindi difficilmente hanno delle carenze aminoacidiche. Oppure ci sono delle carenze aminoacidiche che non sono carenze in quanto tali, ma sono delle carenze funzionali. Per esempio, io ho riscontrato spesso in individui nei quali era segnalato il problema cardiovascolare, ho trovato spesso la carenza di arginina, il che non vuol dire che questa persona ha una carenza di arginina perché assume poca arginina con i CP. Probabilmente in realtà ne assume quantità normale è normalmente sufficiente, ma avendo un problema cardiovascolare, avendo probabilmente una disfunzione endoteliale e quindi una carenza di produzione di ossido nitrico, che come sapete è fondamentale per la vasodilatazione e per la salute cardiovascolare, allora l'S-Drive ti dà un'indicazione di carenza funzionale e ti dice: tu hai bisogno di più arginina per aumentare la produzione di ossido nitrico. Questa è l'interpretazione corretta di questo test. Così come invece trovo spesso carenze aminoacidiche negli atleti. E questa è la conferma che l'atleta ha bisogno di più proteine. Cioè, quasi sempre trovo negli atleti carenze di vari aminoacidi, perché gli atleti li consumano, hanno un maggior catabolismo proteico, quindi hanno bisogno di proteine, più aminoacidi. E le maggiori carenze, e trovo le carenze enormi di aminoacidi, le trovo proprio in quegli atleti agonisti che si hanno intensamente, soprattutto negli atleti di CrossFit. Il CrossFit è uno sport durissimo, è uno sport dove normalmente gli atleti agonisti si allenano due volte al giorno per 4-5 ore minimo al giorno. E quindi questo causa questa carenza aminoacidica. Un altro appunto, un'altra categoria che emerge da questa valutazione, è andato via, però dovrei ricordarmene, un'altra categoria che emerge dalla valutazione appunto di queste categorie è appunto gli acidi grassi. E la valutazione degli acidi grassi ci permette immediatamente di intervenire, ok? Perché ovviamente se noi vediamo che abbiamo una carenza di acido oleico, magari
può essere utile appunto somministrarlo in quantità maggiore, magari consumendo più olio di oliva extravergine. Se abbiamo una carenza di EPA decosaenoico, assumere magari gli omega 3 come integratori o comunque consumare più pesce, eccetera. Quindi anche questa è un'indicazione molto utile dal punto di vista di poter, diciamo, modulare il nostro approccio nutrizionale. Poi ovviamente ci sono anche le indicazioni per quanto riguarda le sfide ambientali, e anche qui quindi ci abbiamo delle indicazioni, delle interferenze, e anche qua sfide ambientali, spessissimo appunto mi capita di verificare come quelle persone che questo è già stato detto, persone che lavorano in ambienti inquinati hanno problematiche di questo genere, e interferenze, e quasi sempre quando trovo l'interferenza legata all'uso del cellulare, chiedo alla persona se usa il cellulare in quantità, diciamo, notevole, e quasi sempre sono persone che hanno sempre il cellulare in uso per lavoro. Certo, però almeno cerca di usare certi accorgimenti, come di notte non tenerlo accanto al letto, possibilmente spegnilo, tiri lontano almeno 3 metri, spegni il wifi durante la notte e così via. E quindi un'altra indicazione interessante è quella delle eventuali appunto situazioni di batteri, virus, post-virus, perché questo ci permette di approfondire un certo tipo di discorso. Se per esempio ci troviamo di fronte a una situazione di post-virus, sarà opportuno a quel punto fare degli ulteriori esami, agli ematochimici, per andare a vedere se ci sono delle reattivazioni virali, soprattutto per esempio dell'Epstein-Barr, del citomegalovirus, del virus del morbillo, eccetera, e a quel punto intervenire magari con un approccio di tipo omeopatico o con degli integratori nutraceutici, vitamine e minerali che sappiamo, ad alto dosaggio, che sappiamo avere un effetto sull'inibizione, sulla replicazione virale. Quindi anche questo aspetto è senz'altro un aspetto molto, molto importante. Poi, tornando anche sul discorso degli antiossidanti, che qui non c'è, un'altra categoria che viene presa in considerazione, è molto interessante la categoria degli antiossidanti. Spesso ci sono delle ripetizioni con le vitamine, perché sappiamo che per esempio la vitamina C e la vitamina E sono entrambi, sono vitamine antiossidanti, quindi le troviamo sia nella carenza vitaminica sia nella carenza di antiossidanti, ma in maniera particolare per quanto riguarda il test SPRI vengono date le indicazioni anche di antiossidanti diversi rispetto a quelli classici appunto che noi conosciamo, che sono appunto la vitamina E. Uno di questi è il coenzima Q10, tra l'altro particolarmente utile se abbiamo delle problematiche legate per esempio all'aspetto cardiovascolare. E due diciamo antiossidanti che spesso emergono dal test drive, che all'inizio mi avevano lasciato un po' in difficoltà nell'ambito di un mio eventuale intervento di integrazione, fondamentalmente erano il sulforafano e la superossido dismutasi. Il sulforafano perché, oltre al fatto di poter dire mangia più broccoli, cavoli, eccetera, che però comunque sono anche, diciamo, verdure di stagione, quindi non sono presenti sempre. Poi, diciamo, certe persone che hanno qualche problematica a livello intestinale magari possono dare anche dei problemi, perché le fibre sappiamo tutti quanto fanno bene, però in realtà non fanno proprio così bene a tutti. E quindi deve essere un discorso che va soggettivizzato come in realtà tutto. E quindi in realtà era un po' in difficoltà. Così come per la superossido dismutasi, che nel panorama, diciamo, delle aziende con le quali io collaboro e delle quali normalmente io mi servo come integratore alimentare da consigliare perché conosco la validità di queste aziende, la superossido dismutasi non era contemplata, mentre invece altri antiossidanti come l'acido lipoico, sì, come glutatione, sì, la superossido dismutasi no. Per fortuna poi è arrivato Terziani, con la sua linea di integratori che non cito per Epinutrix per motivi appunto di pubblicità, e tra la sua linea di integratori praticamente ho trovato proprio il sulforafano e il chaga. Il chaga è un fungo conosciuto molto bene da chi pratica la medicina cinese tradizionale,
che ha delle potenti proprietà di stimolo del sistema immunitario proprio grazie al fatto che è ricchissimo di superossido dismutasi. È un fungo che è 50 volte più ricco di superossido dismutasi di tutti gli altri, di tutte le altre piante adattogene che esistono. Quindi ovviamente questo mi ha permesso di poter in questi casi consigliare direttamente i sulforafani e il chaga come fonte di superossido dismutasi. Particolarmente importanti questi integratori proprio oggi, dove c'è l'esigenza di potenziamento del sistema immunitario, perché l'invecchiamento del sistema immunitario immune aging è stato dimostrato essere legato proprio a una disfunzione mitocondriale e trova la sua ragione in uno squilibrio del sistema redox. È per questo che io ho parlato anche dell'acqua ADO, che è un'acqua idrogenata alcalina con potenziale redox negativo e che quindi ha un notevole effetto antiossidante e quindi di potenziamento del sistema immunitario. Ebbene, appunto, il sulforafano in studi scientifici, insieme anche all'acetilcisteina, e sono entrambi dei donatori di gruppi sulfidrici, è in grado nella cellula del sistema immunitario, no, in maniera specifica nel mitocondrio della cellula del sistema immunitario, di generare e di ottimizzare la produzione di glutatione, che invece nella cellula senescente di un sistema immunitario di un anziano è in parte persa. Questa capacità del sulforafano di rigenerare glutatione è la base della sua notevole capacità antiossidante e rigenerante del sistema immunitario. E lo stesso dicasi per la superossido dismutasi, perché il glutatione e la superossido dismutasi sono i due sistemi antiossidanti endogeni fondamentali per il corretto funzionamento del mitocondrio. E quindi a questo punto io direi che potrei concludere e rilascio la parola a Giorgio ed eventualmente a qualche domanda che ovviamente va estesa a tutti i relatori di questo corso. Grazie, grazie di cuore, grazie del tuo supporto di questa, insomma, lezione importantissima che ci dà ancora conferma di quanto possiamo fare per le persone, perché poi tutto sta a unire puntini, unire le forze, unire le nostre alla professionalità. Io devo dire che sono veramente emozionato per la giornata che ho vissuto oggi, per queste ore, perché Massimo comprenderai, come tutti gli altri relatori, le persone comprenderanno che sfida è stata 3 anni fa portare avanti un discorso del genere contro tutto e tutti, perché poi non è stato semplice. Ho avuto anche delle resistenze forti, anche da persone vicine. Quindi questo per me è una grande soddisfazione, gratitudine verso voi che siete dei professionisti e fate quello che serve per aiutare le persone, e sono contento, sono veramente felice, quindi è una giornata meravigliosa, volevo ringraziarvi veramente tantissimo. Nello stesso tempo siamo a disposizione, tutto il comitato scientifico a disposizione. Sapete che abbiamo la scuola di alta formazione che è proprio presente, e adesso il 16 mi sembra che ci sei anche tu, Massimo, questa scuola di alta formazione, avrai 4 ore proprio tra 2 weekend, e è una scuola di alta formazione che sta riscuotendo un successo straordinario, più di quasi 100 iscritti, la volta scorsa l'abbiamo anche superati, quindi una grande soddisfazione, un grande riscontro. Perché? Perché queste sono, penso, sia quella formazione di base che a mio avviso dovrebbe essere rilasciata all'università, ma purtroppo non so cosa stia succedendo,
Questo sta sempre più mancando, soprattutto nelle nuove generazioni, nelle nuove leve, soprattutto a livello medico, questa informazione di base, la fisiologia, la fisiopatologia, sta sempre, sempre più scarseggiando come libera professionalità. Ecco, fammi dire questo, libera professione, che dovrebbe essere veramente un'arte, quella dell'arte medica. E invece è sempre più controllata. Io voglio altrettanto spendere due parole per la biodisponibilità e l'assimilazione degli integratori. Se ne hai parlato abbastanza, ne hanno parlato anche tutti gli altri relatori. Voglio dire che spesso assumiamo o consigliamo degli integratori che non hanno la corretta biodisponibilità e sapete che sono sempre alla ricerca, no? Ho trovato un documento e poi vi mando se vi fa piacere. Questo è un documento molto interessante di un grande ricercatore che è Francesco Di Pierro, e Giornale Italiano di Farmacoeconomia e Farmacologizzazione del 2017, quindi insomma fonti ufficiali, biodisponibilità e forme farmaceutiche. E qui c'è veramente la risposta, o meglio, la conferma di quello che diciamo sempre noi. Pensate che ci sono dei fitoterapici che arrivano al 2% di assimilazione. Cioè, qui sono dei dati che io sono rimasto e ho detto, ma allora cosa diamo? Ed ecco perché la sfida delle soluzioni colloidali come della linea Cellfood, oppure della tecnologia MEDIS, mi hanno insomma molto appassionato, perché la biodisponibilità, la via di somministrazione, la capacità antiossidante sono fondamentali. È chiaro, avere asse drive e poi dare l'integratore, oppure l'approccio nutrizionale, dare l'integratore che poi sia anche biodisponibile, è una grande forza. È una grande opportunità che abbiamo. Non so se, ecco, siete d'accordo e sei d'accordo anche tu, Massimo, sulla Assolutamente, biodisponibilità. certo. No, difatti dovremmo dire noi non siamo quello che mangiamo, ma siamo quello che Sì, assimiliamo in realtà. assimiliare. E Ecco, è quello che vero. mangiamo può anche finire da qualche altra parte. Bravo, bravo. Allora, vado in conclusione. Giorgio, permettimi solo uno spot del libro Guida alla medicina funzionale. Ah, certo. Libro dove 27 autori, alcuni dei quali, anzi molti dei quali sono docenti alla tua scuola di alta formazione, è un libro, credo, che chi voglia fare questa medicina preventiva, partecipativa, personalizzata, deve assolutamente prendere, leggere, studiare e utilizzare proprio come, diciamo così, come guida alla medicina. Se mi permetti, voglio citare, oltre alla modulazione fisiologica di ossigeno on demand, in cui sei coautore, anche questo libro dove sono coautore, che è Alimentazione e Integrazione, perché Certo, qui sì. ho avuto l'onore di avere un Certo. capitolo, Sì, e beh, sai, quindi. Cellfood ha tanti e tali studi scientifici che non si poteva non inserirlo proprio come molecola praticamente, non Sì. semplicemente come prodotto commerciale. Assolutamente. E quello è un libro ovviamente rivolto agli sportivi, però in realtà noi dovremmo capire che le tecnologie utilizzate per gli sportivi sono un po' come per esempio le tecnologie usate per la Formula 1. Poi, una volta diciamo che sono ben comprese, sviluppate, possono essere tranquillamente trasportate alle macchine di serie per renderle più sicure, più performanti, per farle funzionare meglio. Lo stesso discorso vale per gli integratori e l'alimentazione. C'è un'integrazione, se anche concepita per uno sportivo, però perché lo sportivo deve avere il funzionamento ottimale di tutti gli organi. E perché noi non dobbiamo considerare una performance la nostra vita normale? Noi dobbiamo puntare a uno stato di salute ottimale, di performance e non semplicemente di non malattia. E questo lo dice anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità, però in realtà questo concetto si è perso, non è considerato. Io non devo essere solo non malato, io devo stare bene. Si parla di salute potenziata e quindi un approccio specifico, un'alimentazione, un'integrazione. E normalmente appannaggio sono gli sportivi, ma se invece, ovviamente, adeguatamente adattata anche per le persone normali.
E poi le persone normali dovrebbero fare comunque anche attività fisica. Questo dovrebbe essere un must. Sono d'accordo. E tra poco ci sarà una bella novità, perché insieme anche al professor Spaggiari stiamo pubblicando, insomma, un articolo importante scientifico sulla tecnologia S-Drive. Tra poco ci sarà anche la traduzione di questo libro sulla coerenza del grande Carlos Orozco. Sulla coerenza, perché tutta la medicina quantistica alla fine si basa sulla coerenza, quindi attenzione a quello che pensi, perché può diventare realtà. E questo penso che l'augurio più grande che posso fare a tutti è quello di allinearsi, penso, per vivere alla massima espressione, con consapevolezza, per fare della propria vita un capolavoro, per essere allineati su quello che poi alla fine possiamo fare con la potenza della risonanza con le altre persone, il relazionarsi in un modo migliore, migliorare soprattutto se stessi invece che cambiare gli altri. Gli altri non cambiano se noi non cambiamo. E allora vado in conclusione, lasciando un messaggio che è quello di rafforzare il fatto che il nostro benessere dipende da noi, quindi essere di esempio, che può veramente cambiare il mondo. E ci saranno sempre dei sassi sul nostro cammino, dipende da noi se farne dei muri o dei ponti. E, come diceva la grande Maria Teresa di Calcutta, non è la statura che fa grande una persona e neanche il suo conto in banca, ma è quello che ha nel cuore. E è sempre una goccia nel mare che fa la differenza, ha sempre detto. Questo parte del comitato scientifico, di cui alcuni avete già sentiti oggi. Voglio in particolare dare un augurio di altri 100 anni, perché il grande Sergio Stagnaro, che vedete a destra, padre della semiotica biofisica, della percussione ascoltata dello stomaco, oggi ha 89 anni, è uno dei grandi padri della nostra medicina. E poi un ringraziamento, ma una menzione particolare al grande Giuseppe Genovesi, che vedete a sinistra, che ci ha lasciato 2 anni fa, che considero uno dei più grandi illuminati medici che abbiamo mai avuto in Italia. Grande cuore, quantistico a 360 gradi, è uno di quelli che veramente cambiava la vita ai pazienti e poi a tutti gli altri ricercatori. Al grande Pier Giorgio Spaggiari, come sapete, in Italia, grazie a lui e al grande del giudice preparata, abbiamo avuto anche un bel cambio di paradigma. Dobbiamo anche menzionare il grande Piermaro Biava sulle scoperte della riprogrammazione epigenetica, grandissima opportunità che abbiamo. E poi l'amore per la vita, perché è l'unico regalo che non riceveremo mai due volte. Ricordiamoci di ritornare a queste belle cose. Vedete la vignetta? Abbiamo creato un codice etico che è molto facile da imparare e ricordare. Contiene solo 3 parole: comportarsi eticamente bene. Allora bisogna ritornare a riprendersi la speranza e l'amore per noi stessi, per migliorare questo mondo. Insieme ce la possiamo fare. Non dimentichiamo che insistiamo a complicarla questa vita, anche se pur semplice. E ricordiamoci che la vita senza amore non ha senso. Un augurio di cuore a voi e alle vostre famiglie, un buon anno straordinario. Se ci sono delle domande, siamo qua, e quindi ben venga la possibilità di rispondere a alcuni dubbi, e poi siamo a disposizione via email. Siamo appena all'inizio di questo meraviglioso, sono sicuro, 2021. Grazie a tutti. Grazie Massimo, grazie, complimenti a tutti di cuore. Sono domande? Vediamo un po' se c'è qualche domanda. No, ma sai, siamo stati, direi che
Riattiva l'audio, aspetta Massimo, che non ho. Massimo, ecco, parla pure adesso. Vai, parla. Parla Massimo, parla pure.